Io volevo portare a nome anche del rettore i saluti dell'Ateneo a questo evento, che è un evento di grande importanza per noi, perché, come dire, vede la collaborazione con Casa Testori di due dipartimenti dell'Ateneo, il Dipartimento di Archeologia e Storia dell'Arte e il Dipartimento di Scienza della Comunicazione e dello Spettacolo. E questa è la prima ragione. Siamo un Ateneo che cerca di dialogare continuamente con le risorse intellettuali di Milano, del territorio e non solo. E quindi questa è la prima, il mio primo complimento, diciamo, agli organizzatori di questo evento è di questo dialogo intellettuale. Il secondo è ovviamente la persona di cui stiamo parlando, che è Giovanni Testori, tra l'altro un alumnus della nostra università, diciamo, certamente un ottimo rappresentante di quell'intellettualità italiana che ha lavorato per scuotere le coscienze, diciamo, e non per sedarle, ecco, o per trascinarle su percorsi già fatti. È interessante per me, almeno per le cose di cui mi occupo, che sono banalmente la storia dei media, eccetera, è interessante che Testori abbia preso il posto, diciamo, sul Corriere di Pasolini dopo la tragica scomparsa di quest'ultimo e quindi abbia preso il testimone di una continua provocazione intellettuale. La terza e ultima cosa che vorrei dire è che volevo brevemente fare una riflessione sulla conversione di Testori e forse farei meglio a dire sulle conversioni di Testori, nel senso che credo che la conversione religiosa del nostro sia un pezzo della sua vita, un pezzo di una serie di conversioni artistiche e umane. Non credo di poter dire molto in questa sede, non sarei neanche la persona più indicata, però diciamo noi pensiamo allo sviluppo intellettuale di una persona come lineare, e invece io credo che lo sviluppo intellettuale proceda per grandi fratture e per grandi rimesse in discussione. Non avendo parole sufficienti per cercare di spiegare questo concetto, userò quelle di un autore che mi è caro e che è Michel Foucault. Quanto a coloro per i quali crearsi dei problemi, cominciare e ricominciare, cercare, sbagliare, riprendere tutto da cima a fondo e trovare ancora il modo di esitare ad ogni passo. Coloro, insomma, per i quali lavorare in modo problematico e in un continuo travaglio intellettuale equivale a una posizione dimissionaria, beh, non siamo chiaramente dello stesso pianeta. Ecco, io credo che Testori avrebbe volentieri sottoscritto queste parole di Michel Foucault nell'uso dei piaceri. Quindi grazie di essere qua, ancora congratulazioni per questo bel evento. Passo la parola al Presidente Antonio Canova. Grazie al collega Colombo. Io rappresento la facoltà di Lettere e Filosofia, essendone ancorché indegnamente il preside, e sono molto lieto di questa iniziativa. Ringrazio tutti gli organizzatori, in particolare Davide Dall'Ombra, che ricordo, posso dire fanciullo, insomma, dentro le mura di questo Ateneo. Veramente me lo ricordo matricola, questo al di là del fatto, anche per sottolineare che lui è ancora giovane, io invece no, ma sono molto felice, ecco, che il suo impegno abbia prodotto anche qui, in questa sede e in occasione di questa ricorrenza, questa bellissima iniziativa. Devo dire la verità, speravo che si cominciasse un po' prima, perché io alle 10:30 devo andare a fare lezioni, quindi speravo di poter sentire un po' più di cose su Testori, ma anche per questo sarò molto breve nella mia introduzione. Allora, sicuramente porto il ringraziamento e il benvenuto della facoltà. Devo anche aggiungere che
Davide aveva cercato di coinvolgermi come relatore, ma come è noto io non mi occupo di documenti di argomenti letterari successivi al 1527, anno del sacco di Roma e inizio del crollo della civiltà occidentale, tuttavia perdurante anche ai giorni nostri. Quindi sono un felice passatista, almeno da un punto di vista cronologico. E questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che io sono, e mi piace continuare a essere, un lettore di testori e non uno studioso. Anche per motivi etici sono due atteggiamenti distinti. Si può essere lettori e studiosi al tempo stesso, si può scegliere anche di essere solo lettori e chiaramente avere un impegno ermeneutico, interpretativo diverso, un po' più autoriferito, anche un po' più egoistico, insomma, diciamolo pure. Testori è stato un autore che io ho letto molto, leggo tuttora molto, per evitare così, insomma, l'effetto un po' tombale, ecco, un po' funebre delle celebrazioni, soprattutto quando ci sono in ballo i centenari. È un autore che ho molto amato per alcuni testi, per alcuni libri e che mi ha meno entusiasmato per altri. Devo dire che una volta mi ha dato una pugnalata al cuore quando in un'intervista ha parlato male di Gad. Io sono un gaddiano intransigente, insomma, e quindi questo ha scosso un po' la mia fede, devo dire la verità. Però per dimostrarvi le mie buone intenzioni vi ho portato il mio esemplare della Rialda, di cui vado molto, è la prima edizione di cui vado molto felice. Io non sono un gran collezionista, ma qualcosina c'ho anch'io, e cosa che capita non è veramente una rarità, perché in qualche esemplare c'è ancora, c'è la presentazione, il cartoncino allegato da Feltrinelli al volume, che ancora adesso mi fa riflettere. A seguito delle note vicende di questi ultimi tempi, il Ministero dello Spettacolo, dopo un primo divieto, ha finalmente dato a Luchino Visconti e i suoi comici il permesso di rappresentare, imponendo vari tagli al copione, ma noi crediamo più nei lettori che non nei tenebroni, testuale, sostantivo sul quale un po' forse qualche sospetto autoriale viene, ecco. Che chiediamo più ai nostri lettori, all'intelligenza dei nostri lettori, che non ai tenebroni moralisti, eccetera, eccetera. Ecco, questo credo che sia importante, al di là proprio della curiosità, innanzitutto per vedere che sono passati 60 anni, ma è come se ne fossero passati 600. Cioè, pensiamo, oggi sarebbe impensabile una censura di questo genere, e impensabile anche una presentazione editoriale di questo genere. Torneremo tutto al più magari a Bindella con tutto il testo che ha fatto scandalo, 100.000 copie vendute, cioè insomma sembra una cosa totalmente diversa, e per questo insomma quando guardiamo al passato forse con un po' di indulgenza, però forse qualche motivo di nostalgia lo possiamo legittimamente avere, sicuramente non per la censura, intendo dire, sia ben chiaro, per la presentazione editoriale forse un po' sì. Mi sento di dire questo: Testori è stato veramente un personaggio e un autore, come diceva prima anche Fausto Colombo, che ha stimolato le coscienze. Mi ricordo sempre quel pezzo di Giovanni Agosti, mi sembra, in Testori a Varese, con questa scena di queste sciurette che si allontanano, no, dalla mostra dicendo: ma che esagerato questo Testori, che ho sempre trovato una pennellata molto, molto felice. Ecco, probabilmente la provocazione, altra parola un po' inflazionata, però le provocazioni di Testori vanno rilette, e vanno rilette dentro e fuori dal contesto storico in cui sono state partorite. Giovanni Testori è un autore attorno al quale fatalmente si sono anche incrostati i suoi tempi. Il Novecento, che rimane per me e per tanti miei coetanei rimane il secolo, tutto sommato l'abbiamo scollinato già da vent'anni, più di vent'anni, ma siamo ancora forse legati a quella fase e a quelle passioni, anche a quei tentativi di comprensione. Ecco, Giovanni Testori secondo me resta comunque un'ottima lettura, nel bene e nel male, nei testi che abbiamo amato, quelli che abbiamo meno amato, proprio per questo, per essere capito dentro e fuori da un contesto storico. È sicuramente difficile, e forse non è del tutto produttivo, sganciarlo dall'epoca, dal momento storico in cui ha operato. E allo stesso tempo forse, ecco, va interpretato nel contesto e fuori dal contesto. È un autore che parla ancora molto oggi, è sempre contemporaneo, e sicuramente, al di là, diciamo così, dalla depurazione delle scorie storiche più evidenti, è un autore che si presta a capire quella fase che, se non altro per motivi anagrafici, per me è molto importante.
Tutto ciò detto, tutto ciò premesso, grazie ancora agli organizzatori e buon lavoro e buoni lavori, anzi, visto che il convegno si protrae per più giorni, e grazie a tutti. Bene, intervengo ora come a nome del Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell'Arte e avrò modo poi di tornare, rimanendo a coordinare questa prima mattina e quindi nuovamente da relatore invece anche sabato mattina nel corso di questo incontro di tre giorni. Volevo solo dire due cose, diciamo, come si dice, istituzionali, ma accenno anch'io ad aspetti personali, in quanto Gianni Testori è un autore che sicuramente mi ha toccato, mi ha segnato, ma ne riparleremo poi sabato mattina quando interverrò su questi temi anche in una dimensione personale, ma solo per dire che i suoi testi, soprattutto i testi principali, li lessi ancora adolescente e portarono a un incontro anche con quella letteratura e quel Milano del secondo dopoguerra che costituisce un po' un rapporto con una nostalgica visione oggi in parte superata, ma ancora presente di nascosto nella nebbia sui Navigli. Che dire, questo incontro, questo convegno, nel modo in cui è articolato, tocca alcuni degli aspetti della complessità di Giovanni Testori. Giovanni Testori è stato scrittore di grande importanza, è stato, prima di essere scrittore, un artista, un pittore, è stato autore teatrale sul doppio versante, di autore di testo e anche di coordinatore o regista, diciamo così, anche di iniziative di messa in scena. Credo che una delle caratteristiche delle tre giornate che iniziano quest'oggi è di non volersi soffermare in modo autoreferenziale su un autore che comunque è estremamente complesso e labirintico nella sua dimensione personale, morale e intellettuale, ma di creare rapporti, relazioni. Effettivamente tra i molti aspetti che definiscono la figura proteiforme, potrei dire, di Testori, il comitato Giovanni Testori, Davide Dall'Ombra in primis come promotore e ideatore di molti aspetti di questa tre giorni, ha voluto e vuole mettere in luce soprattutto alcuni aspetti che riguardano l'arte, la critica d'arte, il teatro, le relazioni con l'ambito teatrale e dello spettacolo, il cinema, lasciando un po' così sullo sfondo quella che è stata l'importante produzione letteraria che costituirebbe, come appunto si diceva, materia a sé per altre giornate. E probabilmente appunto attorno a questi aspetti in più occasioni ci si è soffermati e quindi vale la pena oggi, come recita il titolo stesso, il sottotitolo di queste giornate di incontri, avvalersi di studi e scoperte, quindi portare l'attenzione su alcuni aspetti magari meno noti. E questo dico che in un riferimento che comunque sento personalmente verso quel rapporto con la città di Milano che comunque emerge attraverso gli scritti, a come qualche anno fa in uno dei corsi che la nostra università promuove, che è quello di linguaggi dei media, dove avevo un insegnamento con i colleghi di letteratura, avevamo proprio pensato in termini comuni un percorso sulla Milano del secondo dopoguerra, dove tra i riferimenti letterari c'erano Bianciardi e Testori. Dato che Bianciardi è stato celebrato in questa università poche settimane fa in un altro centenario, e penso a questa coincidenza, la dico per altri personaggi che in qualche modo entrano nello stesso circuito,
ai due film molto validi, a mio avviso, che nelle ultime settimane nelle sale abbiamo potuto vedere, dedicati a due figure molto diverse, Enzo Iannacci e Giorgio Gaber, ma dove si trovavano degli accenni, e si trovano degli accenni a questioni che appunto sono un po' le stesse in cui questi autori si sono misurati, confrontandosi con la realtà di un periodo e di una città in crescita nelle sue contraddizioni. Quindi sottolineo appunto come la richiesta del Comitato Giovanni Testori sia stata quella di porre in questo convegno sotto l'egida, diciamo così, dei due dipartimenti di scienze della comunicazione dello spettacolo, di storia archeologia e storia dell'arte. Passo la parola a Davide per la sua presentazione. Grazie. Cercherò di non rubare, leggo così, sono più veloce, cercherò di non rubare troppo tempo ai bellissimi interventi che ci aspettano in questo convegno, in particolare a questa mattina, e parto dai ringraziamenti, non tanto perché doverosi, ma perché a ben guardare ci permettono di mettere a fuoco gli elementi caratteristici del convegno stesso e la filiera culturale che l'ha generato, dettandone caratteristiche e importanza. Innanzitutto ringrazio Giuseppe Frangi, presidente dell'Associazione Giovanni Testori, che si sta spendendo in prima persona con ogni energia umanamente immaginabile per questo centenario e che presiede il Comitato Nazionale. I 40 membri del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita, istituito e sostenuto dal Ministero della Cultura e composto da direttori di musei, teatri stabili e docenti universitari da Catania a Friburgo, che hanno voluto convogliare le pur contenute risorse stanziate nel 2023 in questo convegno e quelle ancor più misurate nel 2024 nella pubblicazione dei relativi atti. Ringrazio lo staff di Casa Testori, in particolare Francesca Radelli, che mi affianca in ogni aspetto della segreteria scientifica, organizzativa e nell'organizzazione. Ringrazio Alice Boltri, responsabile e ormai nome tutelare dell'Archivio Giovanni Testori, di cui questo convegno è espressione già compiuta, che ha sostenuto le ricerche degli oltre 20 relatori e non solo. Ringrazio i relatori, provenienti da 11 università italiane, ma anche da Friburgo e Toronto, che hanno aderito con entusiasmo e che ci permetteranno questo viaggio di scoperta nel mondo testoriano. Ringrazio naturalmente l'Università Cattolica del Sacro Cuore, dal rettore al preside, ai direttori di dipartimento che mi hanno preceduto, ma anche le persone dello staff amministrativo, dal direttore di sede Mario Gatti a Francesco Negri. Ringrazio Regione Lombardia nelle persone dell'assessore Francesca Caruso e dello staff cultura, da Paolo Guzzetti a Marco Gliari e Anna Grazia Pompa. Ringrazio la sovrintendente archivistica e bibliografica Annalisa Rossi e la direttrice della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Marta Inversini, che tutti insieme hanno lavorato in questo anno e mezzo per il deposito del Fondo Testori di Regione Lombardia a Casa Testori, permettendo il ricongiungimento di tutto l'archivio Testori, delle sue carte manoscritte e datiloscritte, della fototeca, della biblioteca, ora in relazione con una raccolta delle sue opere da pittore nella sua casa natale a Novati Milanese. Casa Testori, un hub del contemporaneo, fucina di iniziative di inclusione e formazione per la giovane creatività, presieduta da Carlo Maria Pinardi, e sostenuto dall'impegno di Francesca Ponzini, Alessandro Frangi, Guglielmo Greco e Gwendalina Foresti, insieme ai numerosi collaboratori ormai legati a questa storia. Avrò dimenticato certamente qualcuno e me ne scuso, ma credo si capisca bene da questo che è solo un elenco quale sia l'origine, la natura e le caratteristiche di questo convegno, esito di un percorso lungo dell'Associazione Testori che ha portato alla costituzione di un centro di ricerca a Casa Testori, non solo grazie alla conservazione e valorizzazione del materiale citato, ma all'interno di una collaborazione con le università e in particolare con l'Università Cattolica, di cui Testori, come abbiamo sentito, è un celebre ex alunno. Una collaborazione fattiva che ha voluto dire stage, tesi di laurea, dottorati di ricerca, ma anche una catena di volontariato culturale che va dai PCTO, l'alternanza scuola-lavoro nelle nostre scuole superiori, all'Università della Terza Età,
fino ai volontari del Servizio Civile Universale, spesso, felicemente, ex alunni di questo Ateneo. Da ultimo, in perfetta continuità con quanto detto, posso annunciare una bella notizia, per cui ringrazio la professoressa Maria Grazia Fanchi e la dottoressa Lucia Scaglioni per la direzione di sede, ma soprattutto il professor Tedeschi, cui adesso ripasserò la parola, che è uno dei protagonisti del lavoro che ha portato a questa vittoria. È di pochi giorni fa, infatti, l'annuncio della vincita da parte dell'Università Cattolica e dell'Associazione Testori, in partenariato con BAM Strategie Culturali, del bando PNRR TOC per un progetto di capacity building per gli operatori della cultura, che permetterà di avviare un programma di formazione sugli archivi d'artista aperto a tutti, la digitalizzazione dei fondi archivistici dell'Associazione Testori e del Fondo Luciano Caramel dell'Università Cattolica. E soprattutto, cosa che più mi interessa, è soprattutto di attivare 6 borse lavoro di 20 mesi per giovani archivisti under 35. Credo che non ci possa essere miglior inizio per un convegno che è stato pensato a chiusura di questo 2023, dopo quello organizzato dall'Università Europea di Roma e dedicato al teatro, e quello promosso dall'Università di Udine, dedicato a nuove letture sui testi testoriani, un convegno appunto che ha come filo conduttore le scoperte d'archivio, seguendo la linea della vita di Giovanni Testori. Oggi iniziamo con gli anni 40, come vedete dal programma, senza fittizie distinzioni di generi, tra storia dell'arte, teatro e letteratura. Grazie. Tempo di cambiare i cavalierini. Allora, chiamo al tavolo i due primi relatori, Mattia Patti e Chiara Perin. Davide Dall'Ombra, mi devi lasciare quello che hai portato via. Non è però così sono. Grazie. Sì, Mattia Patti prima. In ordine. Beh, vabbè, possiamo metterci dunque. Certo, sì. Tutto a posto per l'attivazione delle diapositive? Davide, per me possiamo mettere l'immagine, no? Ho messo un po' a partire la prima immagine. Bisogna. Bene. Bene, allora, sono molto contento di trovarmi con i colleghi Mattia Patti e Chiara Perin, con cui anche su temi affini ci si è trovati anche in altre occasioni. Allora, il compito di iniziare queste tre giornate dal punto di vista dei contenuti e dei contributi è Mattia Patti, professore associato di storia dell'arte contemporanea all'Università di Pisa. Ha pubblicato numerosi studi su Osvaldo Licini, artista su cui ha svolto la tesi di dottorato. Ricordo appunto anche la mostra di Licini di alcuni anni fa a Torino, nel corso della quale ho avuto occasione di leggere i primi tuoi scritti. E a più riprese si è occupato di problemi metodologici legati alla costruzione dei cataloghi ragionati. Da tempo sta lavorando a un progetto di schedatura delle riviste dei gruppi universitari fascisti, tuttora in fase di pubblicazione per il laboratorio DocStar della Scuola Normale Superiore di Pisa. Grazie anche a una lunga e articolata collaborazione con l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e con diversi istituti del CNR, si occupa inoltre di diagnostica applicata ai beni culturali, di tecniche artistiche e di problemi di conservazione dell'arte moderna e contemporanea. Posso dire che sei autore anche di un recente studio proprio su Testori, sul primo Testori, e appunto il suo intervento riguarda il primo libro, Testori e Manzucchi. Caro Mattia, a te. Grazie, forse iniziamo. Iniziamo con la lettura. Sì. Okay. Prova? Prova? Ok. Buongiorno. Allora, il testo che andremo a leggere è Manzù, Erbe. Forlì, edizioni di Pattuglia, 1942.
C'è una citazione di Ungaretti: dove tenere tremano erbe. Avviene talvolta che l'incontro con la parte più intima e nascosta di un artista, con le figure cioè più brevi e affettuose della sua parabola, si risolva in un approfondimento inaspettato dei suoi moti primi, come una crescita periferica delle sue ragioni più valide o quantomeno in una convinzione maggiormente aperta e insistita di questi ultimi. In ogni caso, certo, si tratterà di una dolcissima scoperta. Se poi l'affabile confidenza e l'ingenua segretezza di lavoro, mantenendosi sul limite di una coscienziosa serietà, ci avranno permesso il riscontro di un segno nuovo, di un motivo rilasciato proprio in grazia dell'intimità dell'opera e da noi quasi pervenuto nella lettura e nella spiegazione dell'opera maggiore, potremmo addirittura parlare di un aiuto e quasi di una necessità di questo incontro. Ora, è per esempio il caso di domandarci se alla comprensione di Leonardo non siano più urgenti alcuni suoi fogli minori, nel senso di un respiro del disegno, come fossero gli studi di fiori, foglie e animali, che gli altri, più importanti e definitivi, dove però gli interessi sono talmente folti e densi da rendere difficile la lettura, e se la conoscenza di questi ultimi non debba essere posticipata rispetto a quelli primi. Così per Manzù, per queste sue erbe, che al di là della loro delicatezza ma ferma bellezza, prima tentazione a raccoglierli in un volumetto, ci offrono più di un avvio ad un discorso su tutta la sua opera grafica e statuaria, ben lontani da voler loro attribuire rispetto agli altri disegni una superiorità di risultati che sarebbe al tutto arbitraria. Il lettore avvertirà certo nella freschezza di queste erbe come l'attacco sentimentale non sia abbandonato e disperso sulla pagina, bensì trattenuto e appoggiato da un rigore che, eliminando ogni sua densa aleatoria, impone alla grafia la necessaria essenzialità, senza per questo renderla troppo arsa e scabra, ma anzi contemporaneamente incisiva e leggera. La grazia miracolosa che lievita intorno a questi disegni è affidata proprio a questa loro posizione, all'essere cioè poste su un piano dove la tenace volontà di Manzù d'entrare nell'interno del soggetto, di scoprirne e annunciarne tutto l'interesse umano e la simpatia di fronte alla natura di esso si sono docilmente incontrati. E se si è detto che questa delle erbe rappresenta per Manzù una pausa, non si è certo inteso diminuire il reale valore che in essa sono oltretutto riperibili i suoi moti più autentici e primi e alti. Una pausa dolcissima, dunque, l'amorosa stesura di un itinerario botanico. Grazie, ringrazio Francesco Tedeschi per l'introduzione e ovviamente tutti gli organizzatori, sono molto contento di essere qui e a partire da questa lettura di uno dei brani che Testori, ecco, che Testori pubblica su Manzù, vorrei mettere a fuoco una delle vicende che caratterizzano la fase d'avvio, d'esordio del percorso di Testori, che mi è capitato di studiare appunto in questo volume, in questa, che è da poco uscito, dedicato proprio alla partecipazione di Testori alla pubblicistica dei gruppi universitari fascisti. Non è assolutamente singolare che uno scrittore e artista diciannovenne, qual era Testori appunto nel 1942, si trovasse a pubblicare addirittura un piccolo libro su uno degli artisti più in voga in quel momento,
non solo a Milano, in tutta Italia possiamo dire. Testori infatti era già da qualche tempo, dall'inizio del 42, molto direttamente coinvolto nella produzione editoriale e nell'attività culturale dei gruppi universitari fascisti. I gruppi universitari fascisti, i GUF, come più brevemente li possiamo chiamare, come venivano poi chiamati al tempo, erano una delle organizzazioni, uno degli organi, diciamo così, una delle strutture più importanti del sistema educativo del regime mussoliniano. E fra l'altro, oltre a occuparsi degli editoriali della cultura e dell'arte e della vita e delle attività sportive, non solo, quindi culturali, anche all'interno di tutti gli atenei, avevano una diffusione capillare su tutto il paese, si caratterizzavano per un'attivissima, molto vivace attività appunto di pubblicazione di riviste e di volumi. Qual è quello appunto edito dalle edizioni di Pattuglia, che era una rivista di Forlì, su cui esce questo volume delle Erbe. Dicevo, non deve stupire che un 19enne studente di liceo milanese pubblichi un libro dedicato a Manzù, protagonista in quel momento della scena italiana, per l'edizione di una rivista di Forlì. Perché Testori, per motivi che a dire il vero restano ancora da chiarire perfettamente, forse proprio attraverso Paolo Grassi e altre figure operanti in ambito milanese che avevano già avviato dei rapporti con il GUF di Forlì, Testori esordisce infatti nel gennaio del 41 con questo piccolo, ma già non so cosa sia successo, questo piccolo articolo, breve articolo dedicato a Sigantini su Via Consolare, che è una delle riviste del GUF di Forlì. Ma non collabora soltanto con le riviste del GUF di Forlì, Testori, perché Testori al momento dell'uscita dell'articolo su Sigantini ha 17 anni addirittura, prende a pubblicare con una gran frequenza su riviste che erano editate dai GUF di Bologna come Architrave e facendo riferimento a quanto è stato poco fa detto, capita nelle pagine di questo periodico di trovare sulle stesse su due facciate affiancate articoli di Pasolini, che era direttamente legato all'Ateneo Bolognese, e di Testori, oltre a Francesco Arcangeli anche, ed altre figure che noi conosciamo molto bene per quanto avrebbero fatto dopo la fine della guerra, ma anche ad altre riviste come Rivoluzione di Firenze, Il Campano di Pisa, Posizione di Novara e poi altre due riviste di Forlì che si chiamano Spettacolo e soprattutto Pattuglia. Quindi l'attività di Testori, che si concretizza poi tra il 41 e il 43 in una cinquantina di articoli, oltre a pubblicazioni in volume come quella di Manzù, è un'attività molto molto consistente, bisogna dire. Ma soprattutto è su Pattuglia che si concretizza l'esperienza principale, perché di fatto Pattuglia, che era una rivista un po' più sperimentale delle altre che ho indicato, nasce alla fine del 1941, ma di fatto in un momento in cui molti studenti forlivesi direttamente legati al partito fascista stanno partendo per il fronte, Testori da subito ottiene, grazie anche alla sua vivacità, alla sua intraprendenza, ottiene un incarico e alla stima già tutti i giovani operanti all'interno delle riviste di GUF gli riservavano, ottenne un incarico molto importante, ossia quello di gestire la pagina d'arte di questa rivista Pattuglia, che venne pubblicata tra il gennaio del 42 e la primavera del 43. Ora, per fortuna, al di là di quanto si trova in queste riviste, che ripeto sarà spero prestissimo pubblicato online, sono riviste molto rare da incontrare, la,
la fortuna è stata che fondamentalmente in maniera molto eccezionale, grazie alla generosità degli eredi, le carte di Walter Ronchi, che era il redattore capo di questa rivista Pattuglia, si sono conservate e sono ora disponibili per lo studio nella Biblioteca Civica di Aurelio Saffi di Forlì. In questo fondo si trovano un centinaio circa di lettere di testori. Purtroppo poi non si è conservato niente di quanto tornava indietro con una certa rapidità, a giudicare dai commenti e dalle note circa le risposte che Ronchi appuntò su questi fogli. Però già dalla voce di testori, il volume appunto al quale si faceva riferimento, che edito da poco, conserva la trascrizione di commentata di queste lettere, si capisce molto bene il ruolo che Testori svolse all'interno del gruppo redazionale di Pattuglia. Testori, come emerge da queste lettere, oltre che poi dagli articoli pubblicati, si fa capofila, di un vero e proprio progetto culturale che scaturisce, possiamo dire, volendo semplificare un po' i termini del discorso, dall'ambito di ricerca che si era definito all'interno del movimento di Corrente. Corrente al 41-42 vive soltanto come casa editrice, come galleria, non più come rivista, ma di fatto le idee, le sollecitazioni, il principio cardine su cui anche credo il lavoro di Testori si basa in questo momento, cioè sull'idea di una missione morale in qualche modo della critica d'arte e della cultura, e su una fusione di arte e vita che costituisce proprio il perno della ricerca e del lavoro degli artisti e dei critici di Corrente, ecco, viene in qualche modo si riversa davvero in maniera capillare nelle riviste dei Guffi, specialmente in Pattuglia. E Testori all'interno di questa rivista opera con grandissima attenzione, come queste due pagine di una lettera, una stessa lettera, dimostrano, arriva a suggerire in dettaglio l'impaginazione della sezione della rivista a lui di cui era responsabile. Arriva addirittura a farsi promotore, lo si capisce bene nell'immagine di destra, di una sorta di strategia di comunicazione. Sono pochi appunti, ora io non so qui se riuscirò, anzi non voglio rischiare di far pasticci, ma si legge in basso in quello specchietto rettangolare anche l'indicazione di Erbe di Manzù. Quella era una sorta di prospetto pubblicitario che poi venne rispettata la lettera da chi poi mandava in stampa la rivista, e soprattutto genera cura delle iniziative che lasciano il segno non solo a Forlì, non solo nell'ambito dei Guff. Uno degli episodi, forse i primi episodi importanti che merita di ricordare prima di arrivare a Manzù, riguarda l'omaggio a Scipione, pubblicato nel giugno del 42. Scipione, morto da tempo, è in questo momento oggetto di grande studio in ambito milanese, e Testori pubblica una sorta di focus monografico che si caratterizza proprio per questo desiderio anche di storicizzare in maniera anche rigorosa, quasi filologica, la figura di Testori. Queste sono due delle pagine di questo fascicolo speciale. Forse l'episodio più eclatante, ancora più di quello di Manzù, è costituito dalla pubblicazione di un volumetto di poesie di Éluard con disegni di Picasso, curato da De Micheli. Questa è proprio la dimostrazione di come il sistema di controllo fascista non fosse in grado di monitorare, censurare e bloccare ogni iniziativa, perché basta aprire le pagine di questo volumetto affidato da Testori a Mario De Micheli, che era lui stesso aveva introdotto avendolo conosciuto a Milano all'interno delle riviste dei Guff. Basta aprire le pagine, questo è un volumetto uscito nel gennaio del 43, per incontrare tra i disegni diversi studi per Guernica, ecco, non l'opera politicamente più semplice da promuovere nell'Italia di questo momento. Questi sono episodi che lasciano, il segno anche sulla stampa, ma forse l'episodio maggiore che si lega all'esperienza di Testori nei Guff è quello dell'omaggio alla pittura, in cui i riferimenti alla cultura picassiana, a una tensione, a un'inquietudine profonda, sono visibilissimi fin dalla prima pagina. Questo disegno di Guttuso, nella sua drammaticità e violenza, rimanda in maniera inequivocabile ancora una volta
al grande telero picassiano di Guernica, che era allora in qualche modo diventata una sorta di opera tabù, perché manifesto, diciamo così, dell'opposizione alla violenza nazifascista, già dai tempi della guerra civile spagnola. Però all'interno di questo omaggio alla pittura, il caso più significativo e quello che decretò poi la fine di questa rivista di Forlì fu l'omaggio a Modigliani, e capite bene che nel 1943 non era non solo opportuno, ma non era proprio consentito, non era legale dedicare a un artista ebreo come Modigliani uno spazio, una visibilità, oltretutto all'interno di una rivista direttamente finanziata dal Partito Nazionale Fascista. Da Roma partì l'ordine di chiusura, di sequestro. Questo fascicolo riuscì comunque a avere una ampia circolazione, entusiasmò, infiammò, a quanto sappiamo da diverse testimonianze, gli animi di coloro che ebbero la possibilità di apprezzarlo. Ecco, è in questo momento, tra 42 e 43, che nasce il rapporto con Giacomo Manzù. Manzù era figura, come dicevo, che godeva di grande visibilità in questo momento, perché aveva avuto, bisogna dire, già dal 39, già da prima, ma in particolar modo fra il 39 e il 42, alcuni momenti, diciamo, particolarmente fortunati. Nel 39, alla terza quadriennale, ha una sala personale, ottiene un premio, e gran parte della critica comincia a occuparsi in maniera, diciamo così, quasi quotidiana del suo lavoro. Nel 41, e questo è forse l'episodio che sollecitò Testori per la prima volta, all'inizio del 41 Manzù tenne un importante personale alla Galleria Barbarù a Milano, e all'interno di questa mostra espose fra l'altro il gruppo di crocifissioni e deposizioni in bronzo, oggi per lo più conservata alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, che destarono grande scandalo per il loro modo eccentrico, singolare, di scostarsi dalla tradizione convenzionale iconografica del soggetto della crocifissione. Ne uscì una polemica sui giornali, in anticipo netto, possiamo dire, rispetto allo scandalo della crocifissione di Guttuso, che sarebbe stata presentata e censurata in qualche modo, nonostante il premio che poi ottenne da parte della giuria del premio, a Bergamo nell'autunno del 42. Nel gennaio del 42, quando Manzù fondamentalmente ha discusso, commentato con una frequenza davvero sorprendente su riviste di carattere culturale in tutta Italia, e mentre sta preparando una mostra altrettanto importante organizzata dal Centro d'Azione per le Arti di Torino. I Centri d'Azione per le Arti sono un'altra delle realtà strane di questi anni, erano delle associazioni finanziate dal Ministero della Cultura, da Bottai, insieme a Marino Lazzari, che organizzavano mostre, furono organizzate mostre di grandissimo rilievo anche a Milano, si pensi appunto alla grande mostra su Scipione, a quella su Carrà, che si tennero proprio in questo periodo, a Brera. E Manzù fu un artista sorprendentemente giovane per essere omaggiato da una grande esposizione monografica a Torino. Ecco, in questo momento Testori fondamentalmente prende contatti con Manzù e molto rapidamente entra in contatto, comincia insomma a definire dei progetti, una forma di collaborazione. Dapprima propone a Manzù, siamo tra gennaio e marzo, e questo estratto che ho ingrandito documenta appunto questo primo episodio, dapprima propone una cartella di disegni di Manzù, pensa subito a pubblicare dei disegni dell'artista. Poi, di fatto, dopo questa prima proposta che non va in porto, Testori cerca di elaborare il modo migliore per omaggiare Manzù come a suo avviso meriterebbe, e per farlo incomincia a progettare una pubblicazione che poi diverrà quella delle Erbe, che fondamentalmente doveva scaturire da pattuglia ma non rimanere chiusa entro le pagine della rivista.
Ora, da questo punto di vista devo dire che il rapporto tra Testori e Manzù è più approfonditamente indagabile grazie a un nucleo di lettere, non solo a quelle del fondo di Forlì che vi ho detto, ma anche a un nucleo di lettere che si è conservato nella Fondazione Archivio Manzù, Testori ha mandato fra 42 e 43 allo scultore e che mi sono state fornite appunto dalla fondazione. Ringrazio in particolar modo Barbara Cinelli per la generosità con cui ha aiutato le mie ricerche. E di fatto da queste lettere, alcuni passi dei quali brevi vorrei leggervi, si capisce piuttosto chiaramente come Testori a colpo sicuro punti a mettere a fuoco la propria attenzione sul disegno di Manzù. Il disegno, a suo avviso, come abbiamo avuto modo di apprezzare anche nel testo che ha aperto il mio intervento, costituisce in qualche maniera il linguaggio, lo strumento per entrare più a fondo, in maniera più diretta e incisiva, nel pensiero e nel lavoro, diciamo così, dell'artista, di Manzù. A dire il vero, questi sono anni in cui anche per motivi banalmente economici era molto più semplice pubblicare, riprodurre disegni, farli circolare e anche organizzare mostre di disegno. Di fatto non è solo Testori a occuparsi di disegno in maniera costante, quindi questo non è un episodio, diciamo così, assolutamente isolato. Nel giugno del 1942 esce, dopo questo primo tentativo, un articolo sul quotidiano L'Italia in cui Testori appunto si sofferma una prima volta sui disegni di Manzù e poco oltre, dicendo che Manzù appunto è padrone assoluto del disegno e che fondamentalmente attraverso le carte che egli va a elaborare è possibile comprendere perfettamente anche il suo linguaggio scultoreo, ma soprattutto nel giugno del 1942 nasce l'idea di pubblicare dei volumi per le edizioni di Pattuglia e Testori scrive in una lettera a Manzù: io avrei deciso di raccogliere nella nostra edizione in una cartella 10 disegni delle vostre foglie e piante, quelle, tanto per intenderci, molto ben fatte. La presentazione breve ve la potrei fare io, eppure io curerei l'edizione, dato che quest'estate andrò per qualche tempo a Forlì. Finita la scuola, perché aveva ancora l'esame di maturità da fare, verrò da voi, combineremo per la maniera migliore quanto si deve fare per il volume, e sceglieremo la copertina, eccetera, eccetera. Di fatto, in queste settimane di studio per la maturità, Testori si dà molto da fare, tant'è che pubblica su Manzù ben due articoli, uno dei quali su Maestrale, recensendo il libro, il quaderno di corrente pubblicato da De Micheli sui disegni appunto di Manzù. Nello stesso periodo raccoglie da Manzù, prima di pubblicare il volumetto verde che abbiamo visto, alcuni disegni che fa stampare sulle pagine di Pattuglia e di Spettacolo. Testori veicola infatti, indirizza materiali iconografici anche in altre riviste, lo si capisce molto bene dal carteggio che vi ho detto. Finalmente, verso la fine dell'anno si arriva alla pubblicazione di questo libro. Questa è una lettera piuttosto curiosa che ci fa capire come, pur essendo giovanissimo, Testori avesse in qualche modo raggiunto ormai una familiarità davvero sorprendente per un 19enne nei confronti di un più maturo, sicuramente molto famoso artista. Chiede infatti, lo si capisce da questo passo che ho ingrandito, chiede infatti il Walter e Walter Ronchi di Forlì, chiede infatti a Manzù, per accompagnare un altro volumetto di Pattuglia, un proprio ritratto, cioè chiede a Manzù di fargli un ritratto. Da un'altra lettera si capisce che il primo ritratto non va bene, allora Testori, senza alcuna esitazione, ne chiede altri e Manzù realizza ben 5 ritratti, ma non mi assomigliano per niente, si legge in una delle righe centrali di questo passo, pur essendo belli. Questo disegno,
e ora vi mostro poi l'immagine, che è un autoritratto, credo che invece, oltre ad essere piuttosto riuscito come disegno, ha anche una materiale affinità col mio carattere. Insomma, si permette il 19enne di... Prego, scusa. Forse notevole, sì. Anche una notevole affinità col mio carattere. Sì, grazie. Il disegno a cui si riferisce, che evidentemente va a sostituire questi disegni di Manzù che purtroppo non ci sono rimasti, è questo autoritratto conservato in una collezione forlivese, che è l'unica testimonianza che vi mostro oggi di questa produzione, anzitutto disegnativa, poi pittorica, piuttosto importante, che Testori ha modo di svolgere in questi anni. Esce poi il libro di Manzù con questi suoi disegni, in certi casi vagamente picassiani, in altri casi invece, come il primo che vi ho mostrato durante la lettura del testo, ben diversi. Dopo la pubblicazione del libro, che produce diverse recensioni, va esaurito. Le edizioni di Pattuglia hanno una grande circolazione in tutta Italia. Dobbiamo pensare che queste riviste dei GUF si trovavano nelle edicole di Milano, di Roma, per cui non si limitavano, diciamo così, a una circolazione cittadina, come oggi sembrerebbe quasi ovvio pensare per una rivista universitaria, ma erano riviste che avevano davvero una diffusione molto ampia. Ecco, l'ultimo episodio con cui vorrei chiudere è un episodio piuttosto curioso, che conferma ancora una volta la maturità e il carattere, la determinazione con cui Testori affronta questa sua prima stagione, questa sua prima esperienza all'interno dei GUF. All'inizio del 1943, infatti, come dimostrano alcune lettere a Ronchi, ma anche alcune lettere a Manzù stesso, Testori matura l'idea di pubblicare un libro di crocifissioni di Manzù. Quindi il pensiero era evidentemente a quel ciclo di opere presentato alla Barbarù, scandaloso, che evidentemente tanto lo avevano attratto, non per Pattuglia, ma addirittura per l'edizione del Cavallino con Cardazzo. Cardazzo si era rivelato un grande estimatore dell'attività di Testori, aveva fatto incetta dei volumi di Picasso, e negli scambi epistolari con Ronchi questo emerge. Evidentemente, per farla breve, Manzù, un po' sorpreso forse da questa proposta, magari non scocciato, ma un po' sorpreso, lo si capisce dalle lettere indirizzate da Testori a Manzù, fece presente che Giulio Carlo Argan si era proposto tempo prima di pubblicare uno studio monografico sulle crocifissioni. La cosa piuttosto buffa, divertente, devo dire, ma che rivela anche un po' il carattere di Testori, è che Testori non si fece assolutamente intimidire da questa segnalazione. Non abbiamo tutti gli elementi per ricostruire in dettaglio la vicenda, e scrisse immediatamente a Giulio Carlo Argan. È quanto emerge da una lettera di risposta di Argan, che vado a leggere, che fondamentalmente Testori poi trasmette a Manzù e per questo motivo si è conservata, in cui Argan di fatto scrive, siamo il 3 marzo del 1943, egregio Testori, effettivamente dissi un giorno a Manzù che avrei volentieri parlato alla prima occasione delle sue crocifissioni e deposizioni, ma la vostra delicatezza è eccessiva. Ogni critico ha tutto il diritto di parlare delle opere d'arte che gli suggeriscono un motivo di riflessione, e sarebbe ingiusto, ovviamente, da parte mia rivendicare una qualsiasi priorità. Dunque sarò ben lieto di leggere il vostro saggio. Ovviamente è da un via libera fondamentalmente a Testori. Quest'ultimo episodio non poté concretizzarsi perché Testori prende appuntamento per l'aprile maggio con Manzù, ma evidentemente i fatti precipitarono, e di lì a poco non vi fu proprio spazio per arrivare a produrre, diciamo, questo studio dedicato alle crocifissioni. Sono opere queste, le ricordo soltanto, anche perché in bibliografia di Manzù ovviamente se ne trova spesso traccia, ma non sempre ricostruita, anzi credo che ancora debba essere ricostruita in dettaglio la polemica che nacque all'inizio degli anni 40. Sono opere che a mero titolo, diciamo così, d'esempio vi propongo una pagina del Tevere in cui si grida allo scandalo di fronte a questo Cristo totalmente nudo
e alla stranezza e irritualità di queste altre figure, del cagnolino che abbaia, sono in tutte queste opere, sono contrassegnate queste opere dalla, diciamo così, dall'incontro di elementi di vita quotidiana da un'umanità che sicuramente dovette colpire a fondo già il giovanissimo Testori, ma che appassionò, entusiasmò molti critici, fra cui Cesare Brandi, che scrisse un testo molto importante sulla rivista Le Arti dedicato alle crocifissioni e alla mostra a Barbarò, ma che evidentemente in questo momento era ben difficile da digerire per il pubblico e per la critica e la cultura ufficiale. Ecco, non vi fu poi altra occasione per collaborare tra Testori e Manzù, però di fatto questo episodio è uno di quelli più significativi che traccia, diciamo così, una linea in questa fase d'avvio del lavoro di Testori. Vi ringrazio. Grazie a Mattia Patti per il suo intervento, che tra l'altro appunto ci conduce in un dialogo diretto anche con i nostri luoghi, pensando alle opere di Manzù che sono l'Università Cattolica e a come Testori, dopo le scuole superiori, qui in Università Cattolica, ha ritrovato in qualche modo dei segni di Manzù, su cui però non credo ci siano tracce, ma potrebbero dircelo gli interventi suoi sul Manzù in Cattolica, quanto invece spesso si è partiti nel riflettere su Testori, sugli inizi della sua posizione, dalla tesi di laurea svolta qui in Università Cattolica sulle avanguardie e sul surrealismo in particolare. Qui invece siamo in una parte precedente dove già Testori è pienamente consapevole di quanto si trova attorno a lui, prima di avviare anche la sua attività di artista. Parallelamente abbiamo visto appunto un disegno. Quindi Chiara Perini è assegnista di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, con un progetto sul ruolo di Luciano Pistoi come critico d'arte militante. Nel 2018 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca all'Università degli Studi di Udine, con una tesi sul realismo italiano nel secondo dopoguerra, che ricordo di aver letto ancora in una fase preliminare alla sua conclusione. Risultata vincitrice del premio di pubblicazione Biblioteca Herziana, Istituto Max Planck per la storia dell'arte 2019. Ha pubblicato saggi su Renato Guttuso, Giuseppe Zigaina, L'eredità di Corrente e la Galleria Galatea di Torino. Si sta misurando quindi ora anche con l'attività pittorica di Giovanni Testori, che è oggetto del suo intervento quest'oggi. Grazie. Buongiorno e naturalmente grazie per l'invito. Provo a entrare nel tema partendo da una constatazione. Il Novecento italiano ci ha abituato a tanti letterati che, oltre a misurarsi con le arti visive in qualità di interpreti, l'hanno fatto nel modo più concreto, ovvero dipingendo. Pensiamo a Dino Buzzati oppure a Carlo Levi, per il quale è difficile stabilire se sia più importante la carriera letteraria o quella pittorica, tanto sono tra loro inscindibili. Ma il legame tra scrittori e pittura poteva essere ugualmente forte, anche se il confronto con la tela rimaneva allo stato privato o addirittura confinato all'ambito delle intenzioni. Autori come Parise, Pasolini, Moravia amavano l'aspetto concreto della pittura, al punto da rivelare in più occasioni la propria invidia nei confronti di chi la praticava da professionista, come leggiamo in queste dichiarazioni. Rispetto ai casi appena citati, Testori ha instaurato un rapporto diverso con la pittura. Vi si è dedicato con la massima intensità in due stagioni molto distanti tra loro, negli anni 40 e dalla metà degli anni 60 sino alla scomparsa nel 1993. Nei quasi 15 anni di interruzione della carriera pittorica, dal 1950 al 63, sembra invece che egli non abbia toccato matite e pennelli nemmeno in forma privata.
Questo atteggiamento lascia intendere che per Testori la pittura non è mai stata un'attività amatoriale, e ciò lo capiamo anche dal fatto che in entrambe le stagioni in cui ha dipinto era pienamente inserito nel sistema dell'arte. Intendo dire che Testori ha partecipato a iniziative espositive ed editoriali di rilievo nazionale, come qui ho elencato le principali, che collaborava con gallerie di prestigio e che contava su una rete di interpreti e di collezionisti. In questo intervento mi limiterò alla stagione giovanile, quando Testori aveva questo aspetto. Si tratta di un periodo di 7 anni, dal 1943 al 1949, ovvero all'anno in cui Testori avrebbe cessato la propria attività con un gesto plateale, vale a dire appiccando un rogo delle proprie opere nel cortile dello studio in via Santa Marta, quindi a qualche centinaia di metri da qui. In quei 7 anni, però, non si è consumata solo la parabola pittorica di Testori, ma si è definita anche la sua maturazione umana e intellettuale. Va ricordato che, nonostante la carriera già avviata come critico d'arte, come abbiamo appena sentito, nel 1943 Testori è un ragazzo di 20 anni che sta affrontando la guerra da sfollato nella casa di famiglia a Sormano e che è iscritto ad architettura al Politecnico, facoltà che avrebbe abbandonato di lì a poco per laurearsi in lettere proprio qui alla Cattolica. Ma va anche detto che durante tutta questa fase, e anzi sino al manoscritto Tentazione nel convento del 1950, Testori si è sempre firmato Gianni negli articoli come nei dipinti, mentre dall'anno successivo avrebbe preferito il nome completo Giovanni, quasi a voler marcare la cesura rispetto al periodo precedente. Confrontarsi oggi con quei 7 anni pone non pochi problemi, innanzitutto perché è il periodo di cui Testori ha parlato meno. Nelle interviste della maturità ha ricordato di quando da bambino andava a vedere la cugina dipingere, oppure dell'abbaino in via Santa Marta, o ancora delle polemiche sollevate dalla sua tesi di laurea sulla forma nella pittura moderna, ma è stato laconico riguardo alla velleità pittorica dei suoi 20 anni. A ciò si aggiunge un problema di ordine materiale, cioè che conosciamo una porzione limitata della prima attività di Testori, perché lui stesso ha deciso di distruggerla. Oltre alla crocifissione, che evidentemente riteneva il dipinto più riuscito, si sono salvati soltanto i lavori già nelle collezioni di parenti e amici. Lavori che oggi sono per lo più conservati nella sua casa natale a Novate Milanese. Oggi, grazie soprattutto al lavoro svolto dall'Associazione Testori, conosciamo in originale o riproduzione 46 dipinti e 139 disegni realizzati tra il 43 e il 49. Tuttavia non sappiamo a quanti di essi Testori avrebbe davvero concesso visibilità, perché sono in gran parte studi preparatori o esercizi di un giovane che sta cercando di mettere a punto i mezzi del mestiere, e semmai sono utili per comprendere come sin dalle origini Testori abbia lavorato per cicli, cioè sviluppando un tema prima attraverso disegni, poi bozzetti, per giungere infine sulla tela o sulla parete. Nei minuti che ho a disposizione proverò a fare una selezione, concentrandomi sulle opere emblematiche per comprendere il ruolo, il contributo di Testori all'arte del dopoguerra. Come tutti sappiamo, ciò che più ha unito gli artisti italiani nati tra anni 10 e 20 all'indomani della Liberazione è stata la necessità di aggiornarsi sulla lezione delle avanguardie, specie su Picasso. Testori non ha fatto eccezione, lo vediamo sin dalla sua prima opera pubblica, i disegni per le laude di Jacopone da Todi, pubblicate a inizio 1945 ma risalenti all'anno prima. Si tratta di disegni a pura linea che ruotano attorno a pochi temi: crocifissioni, maternità, figure piangenti.
Disegni che non miravano a illustrare in modo didascalico le 25 laude, ma a restituire l'idea diffusa tra i giovani del tempo di Jacopone come espressione del Trecento più disperato, mistico. Nel dettaglio osserviamo come il cielo stellato riprenda i calligrafismi di Picasso sullo stesso tema, mentre le crocifissioni si ispirano agli studi più sinuosi, oppure agli incastri geometrici di fine anni 10, confluiti in un'opera come I Musicisti. Erano tutti lavori già molto noti e le cui riproduzioni sono tratte da volumi posseduti da testori. Anche altri elementi confermano quanto allora Testori fosse impegnato nello studio di Picasso, per esempio il progetto per la copertina delle laude sulla quarta del volumetto che Oppli dedicò a Picasso proprio nel 1944. Per risalire all'origine di quella passione visiva bisogna però indietreggiare di qualche anno. È lo stesso Testori a raccontarlo sin dei primi articoli su Argine Numero, a spiegare cioè come siano stati Guttuso e Morlotti i primi a parlare di Picasso e del cubismo, incoraggiando a ridiscutere il concetto di realtà. Per Testori, però, l'anno decisivo è il 1943, è l'anno in cui esce per le edizioni di Pattuglia, curate proprio da lui, come con Walter Gronchi, il libro a Pablo Picasso di Eluard, come abbiamo appena visto, ed è l'anno in cui l'amico Renzo gli regala il Picasso di Gertrude Stein. Ma il 1943 è l'anno decisivo soprattutto perché è quando risale il primo quadro di ampie dimensioni in cui è palese il debito verso il maestro. Mi riferisco alla Pietà, un'opera oggi dispersa, a cui Testori stava lavorando in novembre a Sormano, come attesta una lettera inviata a Gronchi e recentemente pubblicata da Mattia Patti. Il modello, credo, sia lampante, è Guernica. Lo riconosciamo per la figura stesa a terra, per la donna a destra con le braccia alzate, per il pugno serrato della sua vicina, per gli edifici sullo sfondo, per la donna a sinistra che grida con il volto all'insù. Ma per comprendere davvero il ruolo di Testori nell'arte del suo tempo, è opportuno mettere subito in rilievo le sue peculiarità. Iniziamo ricordando che Testori è un autodidatta. Diversamente dai colleghi che frequenta, non segue le lezioni di Achille Funi e Aldo Carpi a Brera, né prende lezioni private. E ce lo capiremo comunque, anche senza conoscere la sua biografia, semplicemente guardando le opere. Prendiamone tre del 1944, l'affresco oggi staccato della crocifissione, l'olio su tela e il bevitore e la tavoletta Donna con sedia. Sono tre opere diverse per ambizione, ma di cui colpisce all'istante l'incoerenza stilistica. La crocifissione segue di poco la Pietà di Sormano, è datata a gennaio 1944 e chiaramente il modello è sempre Picasso, questa volta il Picasso surrealista della crocifissione per il soggetto e le bocche spalancate in alto. Mentre per la dimensione geometrica, che riduce le figure a rettangoli allungati, come per la giusta posizione dei colori e l'estensione dell'immagine fino ai margini del supporto, possiamo accostarlo al Picasso di metà anni 10. Passiamo al Bevitore, dipinto in luglio. È una tela di grandi dimensioni e molto costruita, tanto che sorprende non vederla esposta in alcuna mostra del tempo. Il tentativo, mi sembra, è stato quello di rileggere Cézanne attraverso le scomposizioni picassiane. L'estrema semplificazione del linguaggio e i colori timbrici lo rendono però vicino al cubismo da salon, come quello di Metzinger. Infine Donna con sedia, dipinta a fine anno su una tavoletta di recupero. Qui i richiami a Picasso sono molteplici, a iniziare dal genere del ritratto femminile seduto.
poi dal fatto di racchiudere la figura in una stanza vista in prospettiva, quasi fosse un cubo o una gabbia, e ancora la ripresa del motivo lineare ripetuto, uno stilema che Testori fa proprio in diverse opere del periodo. Anche questo ritratto monocolo mi sembra attesti una fascinazione per il Picasso surrealista. Siamo di fronte a una figura deformata al limite del mostruoso, ma priva del pathos che possiedono molte opere del tempo. Anzi, agli occhi di oggi fa quasi sorridere, può apparire buffa, ma è anche vero che se pensiamo ai coevi ritratti di Morlotti o Cassinari risulta coraggiosa. È un quadro meno risolto, più impacciato, ma a suo modo più sperimentale, sia in termini stilistici che cromatici. Ecco, la necessità di confrontarsi con così tante stagioni picassiane, come la disomogeneità stilistica e tecnica, ci parla a mio avviso di un artista che ha difficoltà a mettere a fuoco la propria identità, mentre la decisione di affrontare la tecnica più difficile di tutte, quella dell'affresco, dà prova della convinzione e dell'impegno che Testori metteva nella professione d'artista. Un impegno in gran parte sviluppato attraverso lo studio sui liberi. Nel panorama del tempo, infatti, Testori si distingue anche perché è uno studioso. I suoi scritti su argine e numero hanno un carattere di ricerca e, cosa per niente scontata, sono sempre aderenti ai suoi dipinti, tanto che è difficile scindere la figura dello studioso da quella dell'artista. Provo a spiegarmi con un altro confronto. La triade è sempre la stessa, Testori, Morlotti, Cassinari. Sono tre opere presentate al premio Fra Galgario, tenutosi a Bergamo nell'autunno 1945. I ritratti di Morlotti e Cassinari sono risultati vincitori e rispecchiano il carattere rispettivamente espressionista e tonale dei due autori. Concentriamoci però su Testori. Per quanto la ragazza dai capelli rossi si avvicini alle stesure materiche di Morlotti, il riferimento sono i ritratti di Fernand. Ciò appare in linea con il fatto che Testori ritenesse la pittura un fatto di forme. In più occasioni, in una lettera a Morlotti del gennaio 45, nell'articolo Realtà della pittura di dicembre e nella tesi, Testori classifica il cubismo, la carriera di Picasso in base a tre stagioni, il cubismo di volumi, di piani e di linee. Credo che il suo tentativo sia stato di ripercorrere la carriera di Picasso per giungere alla stessa sintesi formale. Nella ragazza dai capelli rossi, Testori insomma cercato di sviluppare l'immagine attraverso i suoi piani. Ma come cambia la posizione degli stessi artisti due anni dopo? Morlotti e Cassinari dimostrano un'evoluzione coerente, debitrice da un lato del Picasso anni 40 e dell'espressionismo, dall'altro delle cariatidi di Modigliani. A suo modo è coerente anche il percorso di Testori. Nel Bambino con Colomba, esposto nel 1946 alla Galleria Bergamini e oggi in collezione Boschi di Stefano, l'elemento portante è sempre dato dai piani del soggetto, che vengono racchiusi dentro spesse linee nere. Lo spunto viene dal Bambino con Aragosta, pubblicato sulla prima pagina di Argine Numero nel gennaio-febbraio 1946, come ha riconosciuto anche Francesco Guzzetti. Ma oltre alle evidenze stilistiche, sono sempre gli scritti a testimoniare come l'attenzione di Testori sia ora rivolta all'ultimo Picasso. A inizio 1947, Testori scalpita per vedere la mostra della pittura francese finalmente giunta a Milano. Scalpita perché, a differenza dei suoi colleghi, non è ancora stato a Parigi. Testori infatti viaggia poco, sia perché è impegnato nella stesura della tesi, sia per la pigrizia e il rimorso che lo affliggono non appena lascia il luogo abituale del suo lavoro, come scrive nella lettera a Guttuso dell'aprile.
E questa circostanza rende tanto più amaro il confronto con le opere. La delusione è tale da accusare i giovani francesi di essere i propugnatori di un gusto intellettualizzato. La critica è rivolta soprattutto a Pignon. Da questo brano capiamo come l'interesse per l'ultimo Picasso derivi proprio da come ora l'artista usa la linea nera in senso costruttivo. Da decorativa la fa diventare un mezzo di definizione dell'oggetto. Ci sono altri tre aspetti che distinguono Testori da gran parte della sua generazione. Il primo consiste nell'estraneità all'agone politico. Testori ha un forte senso civile, ma non è certo un pittore impegnato, non almeno come poteva esserlo Guttuso. È vero che nel 1945 ha realizzato un ciclo di disegni sulle fucilazioni, disegni che stilisticamente riprendono gli studi di Picasso per l'Ubad di inizio anni 40, ma si tratta in realtà di una serie, oggi ne conosciamo sette, che doveva corredare una raccolta di poesie di Giancarlo Pozzi, compagno di liceo di Testori e suo primo interprete. L'idea del volume naufragò, ma rimane il carattere eminentemente letterario di quei disegni. È poi vero che, almeno da inizio anni 40, le opere di Guttuso, Manzù, Cassinari ci hanno insegnato che anche i soggetti religiosi possono avere un significato civile e nella stessa ottica vanno lette la Pietà e la Crocifissione di Testori che abbiamo già visto. Tuttavia, nel suo catalogo, i soggetti religiosi assumono presto un peso preponderante. Ci sono altre pietà, Deposizioni, un dipinto sulla strage degli innocenti, fino alla crocifissione del 1949. Qui per esempio stiamo vedendo la Pietà esposta nel 1947 alla Galleria Il Grifo di Torino. Ciò che distingue le opere di Testori dai quadri religiosi degli altri autori è che esse riacquistano il loro significato originario. L'iconografia cattolica riflette la profonda fede di Testori e proprio questa fede è il suo secondo aspetto identitario. Provo ora ad affrontare il terzo. La decisione di dedicarsi a temi sacri ha imposto a Testori di ripensare i propri modelli e infatti è tra i primi a recuperare l'iconografia e lo stile dei secoli passati. Sappiamo che diversi pittori guardarono alla scultura gotica, specie dopo la mostra della scultura pisana del Trecento, che nel 1946 ricevette ampio spazio anche su numero pittura. Guttuso, per esempio, ha ripreso un particolare della strage degli innocenti dal pulpito di Giovanni Pisano a Pistoia. Cassinari ha chiesto a Treccani il catalogo della mostra pisana, mentre in pittura sia Guttuso che Treccani hanno espresso la loro ammirazione per la Pietà d'Avignon, che peraltro si era potuta vedere nel giugno 1947 in una mostra al Petit Palais di Parigi. L'interesse di Testori si rivolge invece alla pittura romanica, dimostrando ancora una volta la coincidenza tra gli interessi dello studioso e del pittore. Questa attrazione era dovuta certamente al credo religioso, ma anche al fatto che Testori riconosceva nel romanico i caratteri di quella pittura sociale per la quale si era battuto sin dal Manifesto del Realismo. Per lui la pittura romanica era sociale innanzitutto perché trovava spazio in luoghi pubblici, come le chiese, poi perché esprimeva un momento comune della fede e infine per la chiarezza del linguaggio, privo di orpelli e decorativismi. È evidente la continuità tra la Cariatide di Termeno, che Testori definisce una delle pagine più impressionanti della pittura, e gli affreschi delle stagioni realizzati per una villa di Novate, oggi staccati. Allo stesso modo possiamo riconoscere come lo studio dei capitelli di Vézelay, a cui dedica un articolo in estate, trovi riscontro negli affreschi degli evangelisti eseguiti l'anno dopo.
L'amore di Testori per il romanico non sottrae però tutto l'interesse verso la modernità. Nella Pietà del 1947 osserviamo infatti come la sintesi tipica della pittura romanica conviva con soluzioni che Testori può aver ripreso dall'espressionismo, specie dalla Tavola della notte di Max Beckmann, pubblicata su un volume che Testori recensì proprio a inizio anno. Anche lo studio per un Cristo Pantocrator del 1948 trovò origine nella pittura romanica, per il soggetto come per la rigidità della figura. Guardandolo più attentamente, però, ci accorgiamo che esiste un altro riferimento, Fernand Léger. In entrambi i lavori le figure hanno un'accentuata fissità e sono rese plastiche dallo sfumato che accompagna il profilo nero. Inoltre sono quasi identici il punto di vista e il motivo decorativo a rombi. Quello con Léger non è un confronto casuale. Nella sua tesi di laurea, infatti, Testori lo definiva come l'unico pittore sano dell'arte moderna, l'unico cioè radicato all'oggetto e alla realtà. Nemmeno la scelta di confrontare il Cristo Pantocrator con le tre donne del 1921 è casuale. Questa infatti è l'opera che, sempre nella tesi, Testori definisce il quadro più prossimo al grande momento dei primitivi di ogni civiltà. In ultima analisi, Testori riteneva Léger un modello per più ragioni, un modello espressivo per il ricorso al piano plastico, quindi per la solidità che caratterizzava le sue figure, e un modello di arte sociale per l'aderenza al soggetto, l'impegno nella pittura murale e la vicinanza allo spirito medievale. Mi avvio a concludere interrogandomi sulle possibili ragioni che tra 1949 e 50 hanno portato Testori ad abbandonare la pittura. Di norma la storiografia imputa questa scelta alle critiche rivolte agli affreschi di San Carlo al Corso. Testori, come è noto, era stato incaricato dai padri serviti David Maria Turoldo e Camillo de Piazza di dipingere sulle vele della cupola i quattro evangelisti, che qui vediamo in una foto dell'epoca ancora con i ponteggi. Il contratto prevedeva che, se non fossero piaciuti alla comunità dei serviti, lo stesso Testori li avrebbe coperti, e le cose andarono effettivamente così. Testori fu costretto a scialbarli. Sicuramente la vicenda ha scosso l'artista, ma forse ciò che più l'ha afflitto è stata l'incomprensione da parte della comunità di fedeli alla quale Testori apparteneva. Il rifiuto degli affreschi rendeva vana l'aspirazione di Testori di reincarnare il pittore medievale anonimo e interprete di un sentire condiviso. Con ogni probabilità esistevano poi ragioni inerenti il corso della sua carriera. Al termine del conflitto, Testori è stato un animatore della scena milanese. Era stato tra gli intestatari del Manifesto del Realismo e aveva preso parte a mostre epocali. Lo riconosciamo al centro in questa foto del premio Oltre Guernica. Ma intorno al 1948 inizia a essere sempre più isolato. Espone all'Aprile milanese, ma non lo troviamo né al premio Diomira né in quello San Vincent. Inoltre, cosa assai rara, non ha partecipato ad alcuna biennale del dopoguerra. Il suo nome non figura in alcun gruppo né nelle pubblicazioni che davano conto della scena artistica contemporanea. Testori dunque ha iniziato a diventare estraneo al sistema dell'arte, non si riconosceva nelle tendenze del proprio tempo e le sue opere non attraevano a livello collezionistico. Pensiamo al fatto che mentre tra 1945 e 1946 i coniugi Boschi di Stefano acquistarono ben tre suoi lavori, quelli che stiamo vedendo, l'anno dopo a Torino non riuscì a vendere nulla.
Nella decisione di smettere di dipingere deve essere poi intervenuto un fattore del tutto interiore, la maturazione del testori ventenne. Lo suggeriscono due risposte al mensile Realismo nel 1955 e alla rivista Il Paradosso nel 59, che le interrogavano sulla sua formazione e sul significato che per lui aveva la resistenza. In entrambe, Testori ribadisce la difficoltà di esprimersi su anni vissuti inconsapevolmente, per l'età e per il modo di affrontare le cose. Non si riconosce, insomma, nel ragazzo di quegli anni lontani. Concludo con un'ipotesi. A inizio anni 50, forse Testori si è posto la domanda che lui stesso, nel 1947, aveva impietosamente rivolto ai pittori francesi dell'ultima generazione, cioè di pensare a cosa avevano fatto i loro modelli, e nel suo caso in particolare Picasso, alla stessa età. Nel 1949 Testori aveva 26 anni e aveva appena ultimato La Crocifissione, un quadro riuscito, ma che di certo non ha avuto alcun ruolo nella storia dell'arte. A 26 anni Picasso aveva invece licenziato Les Damoiselles d'Avignon. Il confronto non poteva essere più impari e spietato, ed è a questo punto che Giovanni, non più Gianni, ha preferito rivolgersi interamente ad altri suoi talenti, il teatro e la scrittura. Grazie. Bene, credo che appunto questi due interventi abbiano permesso di porre anche tutta una serie di questioni, tematiche e problematiche che accompagnano poi la vita e l'opera di Giovanni Testori. Non so se c'è qualche... è previsto uno spazio anche per eventuali interventi, se a cominciare da chi... è coinvolto direttamente o altro. Io devo dire ho trovato entrambi gli interventi oltre che scientificamente fondati, appunto ricchi di osservazioni puntuali che ci riconducono a quel periodo in una prospettiva che però apre al dopo, cioè l'insieme dei rimandi ai rapporti con la critica, con i giudizi dei primi anni 40 nei confronti dell'arte contemporanea e poi quella progressiva apertura che constatiamo negli studi sul considerare l'arte degli anni 44, 43, 49, 43, 50 effettivamente sono accompagnati da protagonista in diverso modo da parte di Testori. Quindi non so, sto facendo solo un commento elogiativo, non, ci sarebbero tante questioni su cui si potrebbe tornare, anche con riferimento a quello che sarà in seguito il ritorno di Testori all'attenzione per l'arte e la critica d'arte come uno degli aspetti prioritari della sua fase avanzata, no? Perché poi effettivamente per molto tempo Testori lascia e mantiene una sua passione nascosta, un suo ambito quasi un po' segreto di coltivazione del mondo dell'arte figurativa. Se non c'è altro, allora direi che su questi temi potremo tornare, tra l'altro, domani mattina con altri interventi legati al ruolo di Testori, critico d'arte e compagno di artisti. E passiamo alla seconda parte di questa prima sessione. Grazie. Grazie ancora. Thank you.
diceva dall'ombra, siamo lievemente in anticipo, avendo, però potremmo invece forse proseguire se, siamo da, se, non cre, se, non, se la partecipazione e l'attenzione non cala di tensione, con i due interventi successivi ed eventualmente avere un momento di confronto al termine di questi primi quattro interventi. Dunque, Laura Peia e Flavia Erbosi. Senza sosta, proseguiamo dire. No, se, ma io sì, proseguirei, visto che siamo, cioè, non siamo tantissimi, sono quattro. Allora, con Laura Peia e Flavia Erbosi ci spostiamo, ci portiamo in considerazioni che riguardano i rapporti con il teatro e la Milano del secondo dopoguerra. Laura Peia, professore associato di discipline dello spettacolo presso la Facoltà di Lettere e Filosofie dell'Università Cattolica di Milano ed esponente appunto anche del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dello Spettacolo, ha tra i suoi principali interessi di ricerca i processi di scrittura drammaturgica nella contemporaneità. A Giovanni Testori ha dedicato già alcuni studi, tra cui la monografia La Maria Brasca, 1960, Giovanni Testori al piccolo teatro, edito da Scalpendi, e i saggi Elettra abbandonata, quando Giovanni Testori incontrò Franco Parenti, pubblicato in drammaturgia nel 2019, e Scintille dagli esiti immemorabili, la collaborazione di Giovanni Testori e Luciano Visconti. Mi scuso, chiaramente. E Luchino Visconti, tra pagina, schermo e scena, pubblicato all'interno del volume Autori e autorialità fra letteratura, teatro e cinema. È membro del board editoriale di Comunicazioni Sociali, Journal of Media, Performing Arts and Cultural Studies, del direttivo di drammaturgia e del CIT, Centro di Cultura e Iniziativa Teatrale Mario Apollonio dell'Università Cattolica. Il suo intervento, appunto, ha per titolo Nella Milano di Mario Apollonio e Paolo Grassi. Allora, Laura, a te. Grazie a tutti per questa bella iniziativa in cui vedo questa cosa appunto molto bella, che si intrecciano i fili diversi degli interessi, degli amori, delle passioni di Testori per i diversi ambiti. E quindi è proprio efficace lavorare con un filo cronologico, vedendo come i fili sono veramente aggrovigliati, e gli anni 40 del teatro sono gli anni 40 della pittura, quindi molto di quello che è stato già detto poco fa ha veramente... è essenziale per quello che ho potuto iniziare a vedere io, lavorando su anni veramente densi, questo decennio naturalmente così variegato dal fascismo e la guerra e la liberazione, questa anche fermenti di ricostruzione e di innovazione, in una Milano che è veramente un centro nevralgico, naturalmente da tanti punti di vista, sicuramente sotto il profilo culturale e nello specifico rispetto al rinnovamento della scena italiana, del repertorio e delle modalità di fare spettacolo e teatro, no? Naturalmente con poi l'istituzione nel 47 del piccolo teatro di Milano. E dunque questo per dire che ho iniziato a mettere le mani e ad aprire una serie di capitoli che coinvolgono queste tre figure veramente poliedriche, pianeti che seguono orbite diverse, a volte si incontrano, a volte si allineano, a volte si scontrano, naturalmente, e di cui appunto oggi non c'è il tempo per approfondire tutti i fili, che mi ripropongo anche di approfondire sia in sede di atti, ma anche poi successivamente, perché ci sono delle linee interessanti, credo, che non sono ancora state poi così studiate. Apollonio naturalmente è di una generazione precedente, ha un ruolo
diverso dal punto di vista istituzionale, naturalmente negli anni 40, ma anche umanamente parlavamo, no, di questi anni 40 in cui Giovanni Testori lavora e cerca di scoprire la propria identità nella pittura e nel teatro, sicuramente. Il riferimento di Apollonio è per Testori molto importante, lo vediamo. Paolo Grassi è poco più vecchio di Testori, sono quasi coetanei, ma quei pochi anni di differenza hanno fatto guadagnare a Grassi delle posizioni che ogni tanto faranno sì che ci siano degli screzi tra i due, perché appunto nel cercare di affermare in qualche modo una propria priorità nel gestire la grande rete di relazioni e di legami nella Milano super, super attiva su tutti i fronti, dalla pittura all'intellettualità più in generale, appunto anche al teatro. Sono entrambi, tra l'altro, come abbiamo detto, veramente precoci. Abbiamo detto di Giovanni Testori che esordisce ancora 17enne sulla rivista Via Consolare del GUF di Forlì, ci tornerò. Paolo Grassi non aveva ancora 18 anni quando diventa vice critico teatrale del quotidiano economico Il Sole, e nel 40, a 20 anni, per la prima volta diventa impresario. Quindi ci troviamo davanti a personalità interessanti, effervescenti. Mario Apollonio e Paolo Grassi in questi anni lavorano, si incontrano, collaborano, ma anche si scontrano e si allontanano in diverse occasioni, già prima della liberazione, nelle riunioni promosse da Valentino Bompiani, proprio con l'idea di fondare un nuovo teatro, subito dopo la liberazione, dal settembre del 45, con il Circolo Diogene, dove compaiono anche altre importanti figure per lo sviluppo poi del teatro della stagione successiva milanese: Strehler, Ruggero Giacobbi, Vito Pandolfi, Gianni Ratto, che sarà lo scenografo, no, del Piccolo per lunghi anni. E poi si arriva alla fondazione del Piccolo Teatro della Città di Milano nel 1947. Sappiamo della collaborazione, anzi della paternità della lettera programmatica del Piccolo, appunto scritta da Apollonio. E sappiamo però che poi Apollonio presto esce da questa istituzione, nella quale appunto non si riescono a conciliare delle visioni culturali differenti, che direi Stefano Locatelli ormai ha studiato con abbondanza di documentazione, e quindi come dire, le linee delle differenze di prospettiva e di posizione rispetto a un teatro che vuole rivolgersi al coro, a cui vuole rivolgersi anche con la pittura, vuole coinvolgere il popolo, sono idee diverse, quelle che hanno Apollonio e quelle che ha Grassi. Testori si pone in qualche modo in dialogo con entrambi, condivide con Apollonio una serie di istanze e di posizioni, a partire da quella di una, negli anni 40 appunto, di un atteggiamento interessato a una ripresa del teatro come strumento anche della religione cristiana, e quindi ha delle affinità, ma al tempo stesso è proiettato con Grassi verso alcune linee di innovazione, di svecchiamento, e anche forse è più avanti rispetto a quella istituzionalizzazione della scena che poi avverrà appunto attraverso il Piccolo e che porterà a dei nuovi modi produttivi, con cui poi però naturalmente Testori avrà tutte le sue difficoltà a conciliare le sue visioni, a trovare le misure. Il rapporto con Paolo Grassi nasce in questi anni e poi andrà avanti lungamente, appunto anche con momenti importanti di collaborazione, come all'inizio degli anni 60 con la Maria Brasca, ma poi anche con difficoltà, critiche, prese di distanze. Passo appunto un po' brevemente in rassegna
i vari momenti di questo rapporto con Apollonio e con Grassi, appunto dicevo, enucleando un po' dei passaggi su cui in alcuni casi varrà la pena di approfondire. Il rapporto con Apollonio inizia, troviamo una prima lettera non datata che si rivolge a un egregio professore, lettere successive poi saranno caro professore, quindi qua siamo all'egregio professore, è spedita da Sormano e invia una copia del testo Cristo e la donna, dicendo che è stato concluso e che ci ha lavorato per più di 2 anni, anche se, sottolinea, scrivo solo nei momenti di pausa e di stasi del mio lavoro pittorico, ritroviamo, no, appunto questa assoluta, questo procedere parallelo anche nei temi, no? Non a caso Cristo e la donna è l'oggetto di questo lavoro. Chiede un parere al professore, gli dice però le mando come avevo promesso la tragedia, quindi gliel'aveva annunciata, potrebbe anche essere che siamo già all'interno del percorso che Apollonio fa in Università Cattolica, dove si iscrive al secondo anno, avendo frequentato già precedentemente architettura al Politecnico, quindi viene ammesso al secondo anno nell'anno 44-45, la domanda è del febbraio 45, già nel giugno Testori sostiene con Apollonio l'esame di letteratura italiana. Nell'aprile del 46 Apollonio controfirma una modifica nel piano di studi che sostituisce la biennalizzazione dell'esame di letteratura latina con quella dell'esame di archeologia e storia dell'arte antica. La variante nel piano di studi, che la domanda precisa compilata sotto la guida del chiarissimo professor Apollonio, è da Testori motivata come più corrispondente alle necessità del suo lavoro di pittore e ai fini della sua maggiore cultura artistica. Apollonio quindi lo accompagna in questo percorso che si conclude con la discussione della tesi di laurea il 7 novembre del 47. E qua mi soffermerei un poco sulla questione famosa della come dire, del momento di crisi, o comunque della necessità raccontata da Testori ormai all'inizio degli anni 90, ma entrata poi nella biografia, in tutte le biografie di Testori, si racconta appunto di questa tesi discussa 2 volte, perché la prima volta sarebbe stato cacciato dal presidente della commissione, nonché preside della facoltà di lettere e filosofia, storico del Medioevo Mocchio Nori, che lo avrebbe accusato di sposare delle tesi eretiche. Nel racconto di Testori, alla frase «la commissione ha preso visione della sua tesi e non la ritiene degna di essere discussa in questa università», egli avrebbe risposto: «bene, se non è degna di essere discussa in questa università, me la dia che vado a discuterla in qualche altra università». Andando poi a informarsi in statale, scoprendo che avrebbe dovuto sostenere altri esami, dice: «sono ritornato per non perdere un anno, la proposta fattami in Cattolica era quella di emendare la mia tesi di alcune parti considerate, diciamo così, eccessive, e preferì tornare in Cattolica dove 1 mese e mezzo più tardi sostenni nuovamente l'esame di laurea». Questo racconto non trova riscontro nei fatti, è una leggenda che dobbiamo probabilmente spiegare interrogandoci sul Testori degli anni 90 e quindi su come mai in questo momento lui pensi di creare questa invenzione della tradizione, forse di rifiutato, di scandaloso, di appunto solitario nel suo percorso. Una tesi magistrale seguita da Davide Dall'Ombra e discussa dalla studentessa Annalena nel 2016-2017 ha recuperato il fascicolo personale di Testori negli uffici di questa università, nonché la tesi di Testori, e la laureanda già notava come la tesi non mostrasse segni di essere stata rimaneggiata né da un punto di vista esterno né anche nello sviluppo del discorso. È un discorso che afferma tra l'altro appunto una visione cristiana che era già stata espressa in scritti pubblicati negli anni precedenti e che non sembra tra l'altro appunto dover generare particolari motivi di conflitto.
Dal punto di vista delle procedure e dei tempi certificati dai documenti del fascicolo, la vicenda dell'aver discusso due volte non ha consistenza. C'è un'unica cosa che turba l'assoluta linearità nella scansione dei documenti, ed è una doppia domanda di iscrizione all'esame di cultura generale, che era previsto dallo statuto d'Ateneo che fosse da sostenersi prima di potersi laureare in lettere. C'è una domanda firmata il 3 aprile per la sessione dello stesso mese e un'altra firmata il 30 giugno che chiede di poter sostenere l'esame nella sessione autunnale, non avendo potuto presentarsi il candidato all'appello della sessione estiva. A norma di regolamento, per essere ammessi all'esame di cultura, lo studente doveva aver sostenuto gli esami del primo, secondo e terzo anno. Se guardiamo con attenzione il libretto di Giovanni Testori, scopriamo che gli esami di lingua e letteratura latina del secondo anno vengono registrati solamente il 3 luglio del 47 e il 6 ottobre del 47. Quindi ad aprile lui non può presentarsi a questo esame perché non ha ancora sostenuto, non è riuscito a sostenere l'esame di lingua latina. Quando registra effettivamente i voti di lingua e letteratura latina, siamo al 6 ottobre del 47, e quindi solamente un mese prima della discussione registrata che gli conferisce la laurea il 7 novembre. Di fatto appunto i passaggi poi sono tutti lineari, consegna la tesi, c'è naturalmente anche la firma del 5 novembre del giuramento antimodernista che era stata inserita come obbligatoria per gli studenti a partire dalla sessione estiva del 46, quindi non da molto, e questo può essere uno degli elementi che comunque Testori in quel momento e anche poi dopo ricostruisce come un passaggio poco gradito. Del resto Padre Gemelli a quel tempo, anzi ormai da tanti anni era, questo l'ha ricostruito Angelo Bianchi, cercava di evitare che soprattutto i docenti fossero tenuti a, appunto, a questo giuramento antimodernista, ed era riuscito anzi in realtà ad ottenere sempre delle dilazioni, e quindi però sugli studenti dal 46 non c'è verso e l'Università Cattolica da Roma viene costretta a far entrare questa procedura. Detto questo, il 7 novembre avviene la discussione, il voto di laurea assegnato gli è 105 su 110, la media dei voti che aveva Testori non era altissima, era sul 24, non arrivava neanche al 90 di suo, quindi 105 non sembrerebbe la valutazione di una commissione ostile. Come era invece stata ostile la commissione della tesi di laurea di Mario Apollonio, che era venuta all'inizio degli anni 20, non in Università Cattolica, ma nell'Università di Pavia, dove Sanesi, un po' il suo relatore, arretrato nelle rigidità di una scuola filologica erudita, non aveva per nulla apprezzato gli approcci innovativi di Apollonio nello studio della commedia dell'arte, e gli avevano lì conferito 95 punti su 110, con un trattamento sicuramente punitivo per invece uno studente che aveva una media che sfiorava il 30. Magari anche questo modello della vicenda della discussione della tesi di laurea di Apollonio può aver giocato quando Testori ha così un po' immaginato questa sua questione della discussione della tesi. Del resto entrambi avevano, prima di aver affrontato il percorso della laurea in lettere, avuto un momento al Politecnico, quindi c'erano anche alcuni elementi in cui si potevano ritrovare. Sicuramente non un altro elemento che ci dice che è solo successivo questo discorso della incomprensione e in qualche modo rifiuto dell'università, ce lo dice anche l'ultimo documento che c'è nel fascicolo, l'ormai dottor Giovanni Testori, il 3 dicembre del 47, quindi poco meno di un mese dopo la discussione della tesi di laurea, presenta domanda alla stessa facoltà per la laurea in filosofia, percorso che poi abbandona, probabilmente anche perché è veramente impegnato su molti altri fronti,
ma diciamo che l'idea che si riscrivesse per un altro percorso in un luogo dove, dal quale aveva pensato di scappare anche per la discussione, non sembra particolarmente attendibile. Questo naturalmente non significa che non ci possano essere stati all'interno del suo percorso momenti di scontro, di confronto, di disaccordo con docenti o appunto situazioni in cui in qualche modo si è emerso una sua difficoltà rispetto ad alcune posizioni o ad alcuni docenti. Sicuramente non rispetto a Mario Apollonio, che abbiamo trovato appunto aiutarlo, che non era presente peraltro alla tesi, nella commissione della tesi, era presente invece per l'esame di cultura generale, e che nel racconto, appunto nella leggenda tardiva, comunque Testori presenta come un suo strenuo difensore, cosa che effettivamente, è qua interessante sempre il passaggio tra i piani diversi, fu Apollonio difensore di Testori anche nella vicenda legata alle vele della chiesa di San Carlo, perché da una lettera dell'agosto del 48, in cui Testori manda un'opera teatrale in lettura ad Apollonio, come sempre per chiedergli parere e suggerimenti, si parla anche del fatto che Apollonio avrebbe scritto al priore dei Padri Serviti cercando di intervenire in favore del mantenimento dell'accoglienza di quest'opera, cosa che invece, come abbiamo già sentito, poi non avvenne. Tra le cose sicuramente interessanti su cui varrà la pena di indagare ulteriormente, perché mi sembra non sia tutto ancora chiaro, è un momento di collaborazione tra 48 e 49 che vede coinvolto Testori, Apollonio, ma anche Grassi, cioè l'idea del teatro dell'università, che coinvolge diverse altre figure, compreso Gianfranco De Bosio, che era stato il fondatore del modello del teatro dell'università di Padova nel 1946, e in cui giocano appunto i loro ruoli anche i rettori delle università, in primo luogo quello dell'Università Cattolica, Padre Gemelli, ma anche l'Università Statale. Ed è però un passaggio interessante, perché ci racconta anche di questa capacità di continuare a lavorare su teatri più sperimentali, teatri come appunto un teatro universitario, dopo che già era stato creato il nuovo modello di teatro stabile, cioè il piccolo, su cui Grassi si era così impegnato e su cui Apollonio poi non aveva trovato spazio di d'azione. E quindi, come dire, nonostante lì l'episodio sia finito non del tutto positivamente, anche grazie al lavoro, all'iniziativa di Testori, Apollonio e Grassi di nuovo cercano e collaborano cercando di far partire questo progetto, che poi in realtà non riesce a realizzarsi. Come vedete, appunto, vado un po' veloce, ci sono sempre lettere in cui ci sono scambi di manoscritti, richiesta di suggerimenti, di indicazioni, eccetera, comprese le lombarde, di cui poi sentiremo ancora parlare. Da subito dopo la laurea vediamo come, sicuramente per intervento di Apollonio, Testori inizia un periodo in cui fa recensioni per il periodico Democrazia, organo ufficiale della Democrazia Cristiana milanese, e quindi abbiamo un arco temporale nel quale anche interessante vedere come gestisce in qualche modo un po' gli equilibri tra i due poli, Apollonio e Grassi, perché vi volevo mando avanti appunto qua. Quando scrive su Democrazia è molto attento a bilanciare, no, le attenzioni che dà al piccolo, agli spettacoli del piccolo, ma anche le attenzioni che dà a opere stesse, c'è l'attenzione proprio anche alla pubblicazione di un volume di Apollonio sul teatro, ma poi anche alle attività del Diogene,
e del gruppo dell'università e quindi anche alla messa in scena della Duse, testo appunto di Apollonio. Così come è curioso una recensione del 4 gennaio in cui, nonostante lo spazio piuttosto esiguo, appunto dedica attenzione a entrambe le cose, o quando decide di parlare del Diogene lo fa in due puntate, in una legando le vicende del Diogene soprattutto alla linea di Apollonio e nell'altra raccontando invece le iniziative di Grassi per, appunto, per questo importante circolo di dibattito e di cultura teatrale. Il rapporto con Grassi inizia in quegli anni di cui abbiamo sentito parlare prima da Mattia Patti, e grazie per il suo bellissimo volume che è fonte veramente preziosa. Probabilmente Testori è coinvolto da Ezio Colombo più che da Paolo Grassi, perché nelle lettere fa più riferimento a lui, e perché mi pare ci rendiamo conto che proprio in questo collaborare entrambi, prima Grassi e poi appunto dal 41 anche Testori, a queste riviste, si apra appunto anche la dimensione un po' di conflittualità, e ci vuole un pochino anche perché i due si capiscano. Ci sono appunto parole non proprio lusinghiere di Testori su Grassi a Ronchi e anche di Grassi su Testori a Ronchi, e quindi poi anche questo meriterà opportune approfondimenti anche attraverso lo studio delle lettere appunto di Grassi a Ronchi, che al momento sono in una fase complicata di gestione, ma alle quali spero di accedere quanto prima, ma che appunto ci raccontano di un ambiente di cui appunto si è detto c'era una grandissima vitalità. Vi leggo un brevissimo passaggio di Grassi che parla del teatro e fascismo nel 62, in cui dice: vi invito ad andare a guardare i cosiddetti giornali del GUF, andateveli a guardare, vi prego, e se voi troverete una frase di un pittore, di uno scultore, di un critico corresponsabile politicamente, voi mi darete del bugiardo. Questi giornali del GUF di conformismo oceanico non avevano che la prima pagina, affidata ai segretari del GUF, cioè ai politici. Era una specie di tributo necessario per il clima dell'epoca, ma le altre pagine affrontavano i problemi della cultura con una vivacità, con una vitalità, con una curiosità piuttosto rilevante. I teatri del GUF sono stati veramente i primi binari di antifascismo, consapevole, non si trattava di essere di un'altra posizione, non si trattava di essere socialisti o comunisti, però la nostra generazione acquistò la consapevolezza che comunque, ai nostri danni, era stata operata una truffa colossale e su scala nazionale. E questi organismi culturali, che vivevano di finanziamenti politici, questi giornali furono il luogo nel quale i giovani acquistarono e trovarono una libertà di discussione, una libertà anche di critica, che era inconsueta altrove. Libertà che i giovani conquistarono essi stessi, e qualcuno di voi ricorderà come nel 43, taglio qua, ma insomma proprio uno spazio veramente di libertà che poi appunto, quando si accorgono di quanto libera fosse, a un certo punto in effetti vengono chiusi. Spettacolo, per pattuglia, come abbiamo già sentito raccontare, Testori è veramente effervescente. Ravaglioli, ricostruendo in anni molto successivi le vicende, proprio ricorda come, soprattutto per l'allontanamento, per il servizio militare, i punti di riferimento romano e milanese, dove anche si viene a stampare, si stampano le riviste per una certa fase, diventano fondamentali. E Ravaglioli sottolinea proprio anche che da Milano giungeva la collaborazione più intensa, specie per iniziativa di Testori, sfavillante di idee e al centro di vasti rapporti. Ecco, nell'aprile del 42 Testori lancia l'idea di un numero dedicato al teatro. Nella lettera a Ronchi di fine aprile dice: e per il numero 9, perché non si fa un numero sul teatro? Questo è argomento che interessa moltissimo
Tu poi hai le mani in pasta, perché Ronchi appunto si diletta di fare anche il regista, dovrebbe mettere in scena uno dei primi testi di Testori stesso, La morte, anche se poi non se ne fece nulla, ma è frequente nelle lettere. Allora La morte, allora quando lo mettete in scena? State provando? Ecco. Potrei eventualmente interessarmi presso Treccani e altri per avere i loro scritti. Io ti posso inviare alcuni bozzetti per le scene. Poi il numero, in realtà, proprio quello, esce, si chiama Per il teatro, ma è a cura di Ronchi e Grassi. Così come a cura di Ronchi e Grassi sarà la sezione di teatro legata appunto all'edizione di Pattuglia, che anche quella era stata un'idea originariamente testoriana che la porta avanti nell'ambito dell'arte, ma per la linea dello spettacolo Grassi è il nome che troviamo a fianco a quello di Ronchi. Qua il tempo non c'è, ho elencato alcuni passaggi comunque a partire dal periodo poi del dopoguerra, quindi dove si riavvicinano Testori e Grassi e anche con Apollonio, e dove Grassi inizia dove Testori inizia a considerare Grassi un riferimento anche a cui chiedere pareri rispetto alle opere che scrive. Troviamo un modo di relazionarsi che proseguirà anche successivamente, in cui troviamo l'intelligenza organizzativa e gestionale di Grassi, per cui coglie sempre anche le occasioni, ad esempio di creare legami istituzionali, di fare delle proposte come quella delle letture del sabato pomeriggio con l'Istituto del Dramma Italiano e di proporre Tentazione nel convento di Testori per la lettura, e suggerisce, sarebbe anche simpatico che Apollonio le presentasse. Testori non sempre ci sta, in questo caso ad esempio dice che non vuole che venga letto, non vuole che Tentazione in convento sia proposto né rappresentato, e ritorniamo alle chiavi, siamo appunto all'inizio del nuovo decennio, in cui ripensa quello che ha fatto precedentemente, e come dicevamo rispetto alla pittura, qua Testori anche rispetto a quello che scrive è in una fase di ripensamento, di incertezza. Dice: ho deciso di non lasciare né leggere né rappresentare né pubblicare quel lavoro, Tentazione in convento, o poi Tentazione nel convento nella versione finale. Ho declinato la proposta di De Bosio e anche Costa ha ulteriormente detto di no. La ragione è questa: l'impostazione morale e teologica del tema è insufficiente, dal che deriva una insufficienza anche nella condotta espressiva dell'opera. Quindi c'è appunto una incertezza su quello che vuole fare, certamente sa che cosa non vuole fare, e chiudo lasciando un attimo di tempo, spero, per la lettura che avevamo ipotizzato di un passaggio di una lettera che Testori scrive a Ronchi, ma scrive come allegandola a un'altra lettera, cioè una lettera che lui vorrebbe che fosse pubblicata, ed è una lettera nella quale dà conto della sua delusione rispetto a come viene affrontato il tema del teatro anche nelle riviste per cui lui con cui lui si sforza di collaborare, volendo portare avanti un discorso che deve essere un discorso morale, con una accentuazione sociale, morale, spirituale, per usare parole che sono parole di Apollonio, per sottolineare quanto in questo momento lui sia pur facendo fatica a individuare una propria linea di azione. I testi di questi anni rimangono per lo più non distrutti, ma nel cassetto, sono stati pubblicati successivamente, sono stati pubblicati postumi, ma lui si rende conto che sicuramente non gli va bene una linea come quella che invece Grassi, anche attraverso Pattuglia e Spettacolo, sta portando avanti, cioè una linea troppo astratta, una linea
che se leggiamo le parole con cui Grassi commenta Joppolo capiamo. Grassi dice: le immagini di quest'autore, che lui appunto sponsorizza, continua a portare avanti, si occupa anche di fare delle regie di Joppolo a Milano, si susseguono, si avvicinano, si formano con accostamento direi cromatico, quasi macchie di colore, quasi toni, in perpetuo vivace contrastante gioco di caleidoscopio, teatro di atmosfere soprattutto, in cui argomento, trama, azione, personaggi sono fissati e si svolgono in funzione del colore, non folcloristico, ma tonale dell'opera. Questo concetto astratto del teatro proprio dello Joppolo ubbidisce a un senso lato, cosmico, indiretto, che l'autore ha del testo poetico e del teatro in genere. Ecco, Testori non vuole essere astratto, indiretto, non vuole lavorare per colori, vuole dei corpi, degli uomini, e lo sentiamo dalle sue stesse parole di quegli anni. Grazie. Si sente? Sì. Ok. Allora, guardai l'orologio. Era tardi. Corsi di nuovo a prendere il treno. Arrivai a casa stanco, confuso. Mangiai e mi buttai subito sul letto. Pensai che uomini avrebbero dovuto vivere prima che scrivere e dipingere. Essere, insomma, prima uomini che pittori e scrittori. Abbiamo bisogno di chiarezza, di onestà. E tu lo sai più di me, caro Walter, che hai in proposito molte volte scritto: dobbiamo evitare le confusioni, i soffietti, le montature, gli arrivi. Mi ricordai allora delle parole di un amico pittore, dicevano cose importantissime, importantissime. Quelle parole, così per la pittura come per la letteratura e il teatro. Poiché anche per il teatro non è detto che un appello estremo non debba intitolarsi paura del teatro, e che al posto di tante acquose sciocchezzuole il teatro non abbia bisogno di una crocefissione. Tu sai meglio di me che oggi chi scrive di teatro sdegna il teatro, la scena con tutte le sue risorse e i suoi impacci. Oggi vogliono la pura esecuzione di testi senza alcun apparato scenico, senza alcun gesto, gli interpreti dinanzi a un leggio. Ecco perché Dante è più e più alto teatro di Shakespeare, oltre che per avere un corrispettivo con Giotto. E vogliono i personaggi che entrano sulla scena già dissolti e percorrono sulla scena la strada della stratosfera umana, immuni e liberi dall'umano ovvio e attuale. Poiché io penso che teatro deve vivere sul teatro e che alla fine tutte le questioni di questa brava gente in cerca di pretesti snobistici e reclamistici sono questioni di tecnica, di apparato esteriore, di scena, ecco, proprio di quella tecnica e di quella scena che malamente disprezzano. E poiché a me interessa l'uomo, voglio che l'uomo sia presente sulla scena con tutto quello che è suo, con la sedia, la stanza, il letto, la candela, le scarpe, la minestra, il giornale. E Wilder, da cui sembrano abbiano succhiato parecchio, non mettendo in scena tutto ciò, ma esigendo nei personaggi gesti, voleva proprio farne mancare l'assoluta importanza. E poiché a me interessa l'avventura dell'uomo, il suo dolore e la sua gioia, voglio che percorra sulla scena la strada della sua vita umana. Voglio che parli con le parole, con le vere parole del suo dolore e della sua gioia, senza preoccupazione di uscirne dal profumato limite della preziosa parola pura. Così, le polemiche che si va continuamente svolgendo contro il teatro borghese falliscono, perché anche chi vi si appresta sbaglia, sebbene in direzione apparentemente opposta. Un lettore e un pubblico sereno e intelligente potrà bocciare tanto gli uni quanto gli altri.
Poiché, di questo siamo ben convinti, i loro testi sono destinati, come quelli del teatro borghese, alla labile vita delle cose inutili e false. Successivo intervento, al termine del quale ci sarà spazio, se qualcuno lo vorrà, per interventi a commento o altro, è quello di Flavia Erbosi. Flavia Erbosi è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne della Sapienza Università di Roma, per il progetto, attorno al progetto Censura in Italia, trascrizione ed edizione di documenti d'archivio. E ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in italianistica presso la medesima università, dove ha discusso una tesi dal titolo «Lo specchio infranto, il teatro di Vitaliano Brancati e Giovanni Testori alle prese con la censura tra il 44 e il 62». Oggetto delle sue ricerche, condotte per lo più a partire dallo studio di documenti d'archivio, sono gli autori italiani del secondo Novecento, in particolare Giorgio Bassani, Attilio Bertolucci, Vitaliano Brancati e Giovanni Testori. È redattrice della rivista di studi politici trimestrale dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. Il suo intervento è sulle carte testoriane nei fondi revisione teatrale dell'ACS, il caso delle Lombarde. Grazie, prego. Grazie mille. Si sente? Eh? Sì. E vorrei ringraziare innanzitutto il professor Dall'Ombra e tutti gli organizzatori del convegno, ma anche gli archivisti e le archiviste che hanno agevolato il mio lavoro. Lavoro che si è concentrato sulle carte testoriane conservate in due fondi dell'Archivio Centrale dello Stato, il fondo revisione teatrale prima parte con carte dal 1946 al 62 e seconda parte dal 1962 al 98. Le carte relative a opere di Testori sono, cioè i fascicoli relativi a opere di Testori sono 24 e si va dal febbraio del 1950 a luglio del 1996. I due fondi conservano le carte relative alla prassi censoria, ma oltre alla mera documentazione burocratica spesso si trovano anche i copioni delle opere sottoposte a censura. Dei fondi revisione teatrale non esiste un inventario moderno, ma solamente due schedari cartacei, spesso lacunosi e imprecisi. Perciò ovviamente tutte le carte di cui vi parlerò oggi sono state consultate direttamente. Ci tengo a ricordare che l'inventario è in fase di allestimento nell'alveo del progetto La censura istituzionale in Italia, coordinato dalla professoressa Gentili dell'Università La Sapienza di Roma. E oggi più che soffermarmi sulla censura, farò un breve approfondimento sui copioni conservati in archivio per verificare se sono conservate in Archivio Centrale dello Stato alcune versioni. Ah, sì. Mi si sente meglio adesso? Ok. Se sono conservate alcune versioni delle opere testoriane che non sono già note e che non si trovano in altri archivi. Quindi ad esempio opere inedite, redazioni. Grazie. Redazioni differenti di opere già note o anche semplicemente dei copioni che in quella forma sono conservati soltanto in Archivio Centrale dello Stato. Ho dunque confrontato i copioni conservati in ACS con quelli presenti in altri sedi, servendomi degli inventari dell'Archivio Testori, Fondo Associazioni Testori e Fondo Regione Lombardia, del Museo Biblioteca dell'Attore di Genova e dell'Archivio Storico della SIAE. Devo fare una premessa, si tratta di un lavoro in corso, quindi di necessità parziale e incompleto, sia perché in alcuni casi gli archivi e gli inventari degli archivi che ho appena nominato non sono stati sufficienti a dirimere la questione, quindi saranno necessarie ulteriori verifiche, ma anche perché, e questo forse è più importante, non ho ancora avuto modo di prendere in considerazione i numerosi copioni testoriani conservati negli archivi delle compagnie teatrali e spero di poter colmare queste altre lacune in vista della pubblicazione degli atti. Vediamo dunque quali sono i copioni conservati in archivio che ho illustrato attraverso alcune tabelle che seguono la leggenda che potete vedere proiettata.
sarà un lungo elenco, di certo noioso, però spero insomma di qualche utilità. Dovrò tralasciare tantissimi dati per motivi di tempo e quindi mi soffermerò soltanto sulle opere di cui abbiamo un unicum in Archivio Centrale dello Stato. Allora, sulle Lombarde tornerò nella seconda parte dell'intervento, passiamo al ciclo dei segreti di Milano con la Maria Brasca. Nel fondo revisione teatrale prima parte abbiamo le carte della rappresentazione del 1960, abbiamo un copione dattilo scritto che in questa forma viene conservato soltanto in Archivio Centrale dello Stato. Mentre nel fondo revisione teatrale seconda parte abbiamo le carte della rappresentazione del 92, si tratta di fotocopie della prima edizione a stampa della commedia con interventi di regia manoscritti. Passiamo quindi al caso più eclatante di censura testoriana, quella della Rialda. Abbiamo le 8 copioni dattiloscritti che testimoniano le 3 edizioni della commedia presentate da Giovanni Testori e Luchino Visconti agli uffici di revisione nel 1960. La prima redazione, come è noto, venne bocciata, così anche la seconda, la terza venne approvata con tagli, con inviata ai minori e con alcune osservazioni. Di questi 8 copioni, il terzo è una copia identica, è molto interessante, ma è una copia identica al copione 27B del fondo stoppa del Museo Biblioteca dell'Attore di Genova, così come illustrato da Federica Mazzocchi. Le carte del fondo revisione teatrale seconda parte sono senz'altro meno interessanti, innanzitutto perché l'opera venne approvata senza divieto ai minori e si riferisce alla rappresentazione del 76 e soprattutto perché il copione è assente. Ci spostiamo nel fondo, con la Rialda sono terminati i copioni conservati nel fondo revisione teatrale della prima parte, mentre col fondo revisione teatrale seconda parte passiamo alla riduzione televisiva del Dio di Rosario del 1971, in archivio è conservato un copione dattiloscritto e si tratta di un unicum. Passiamo quindi alla trilogia degli Scarrozzanti, al salone rappresentata come noto al Salone Pier Lombardo di Milano, abbiamo l'Amleto del 1972, in questo caso è conservato un copione, si tratta di fotocopie di un copione dattiloscritto con correzioni manoscritte anch'esse fotocopiate. Poi abbiamo il Macbetto. Interessante è il caso di Oedipus, di cui abbiamo ben tre fascicoli. Il primo è relativo alla rappresentazione del 1977, che venne vietata ai minori di 18 anni. L'anno seguente, quindi nel 78, lo stesso Franco Parenti tornò a presentare il copione agli uffici di revisione in una versione modificata proprio per evitare il divieto ai minori, che però venne imposto nuovamente. Questa versione della commedia, in base alle ricerche effettuate finora, è conservata soltanto in Archivio Centrale dello Stato. Infine, il terzo fascicolo è dedicato alla riduzione televisiva dell'opera dal titolo Fine dello Scarrozzante del 1981. Il copione di Interrogatorio a Maria è conservato anche nel Fondo Regione Lombardia, così come quello di Post-Hamlet. Passiamo ai Promessi Sposi alla Prova, anche questi non molto interessanti dal punto di vista documentario. Invece è presente soltanto in Archivio Centrale dello Stato questo copione della seconda redazione dell'Erodiade del 1984, si tratta di un copione dattiloscritto con correzioni manoscritte. Abbiamo invece soltanto le edizioni a stampa senza segni manoscritti di Confiteor e di poco interesse sono anche i fascicoli relativi ai Nexitu. Scusate, devo andare un po' veloce. Stessa cosa, copione conservato in altri archivi, quello di Verbò, che venne vietato ai minori di 18 anni. Ho saltato la slide, conversazioni con la morte, comunque di poco interesse, stessa cosa per Faust, vietato ai minori di 18 anni, non è possibile consultare questo fascicolo e chiudiamo questo elenco con i 3 lai.
recitati dal Teatro Popolare di Roma nel 1994. Abbiamo 3 copioni dattiloscritti in fotocopia, conservati anche nel Fondo Regione Lombardia dell'Archivio Testori. E in chiusura un fascicolo è dedicato specificatamente a Cleopatras, messa in scena questa volta dalla Compagnia Lombardi Tiezzi nel 1999. Abbiamo un copione dattiloscritto conservato in questa forma soltanto in Archivio Centrale dello Stato. Bene, passiamo ora all'approfondimento che oggi vi volevo proporre, cioè quello sulle Lombarde. Tragedia in versi, Tragedia in versi, rappresentata il 1 marzo del 1950 al Teatro Verdi di Padova per la Compagnia del Teatro dell'Università, diretta da Gianfranco De Bosio. All'epoca sia Testori che De Bosio erano giovanissimi. Dopo la messa in scena, l'opera, rifiutata dallo stesso autore, cadde in oblio e il testo è stato riportato alla luce solo nel 2016 ad opera di Giuditta Fornari, che ha ritrovato tra le carte dell'archivio De Bosio un datilo scritto che venne inviato dall'autore il 3 maggio 1950, quindi solo a seguito della rappresentazione del 1 marzo, in vista di un nuovo allestimento della tragedia. Si tratta di una seconda versione dell'opera che era stata notevolmente sintetizzata dall'autore. Per lettera a De Bosio, Testori afferma che nella nuova versione ha tagliato, cito, praticamente tutta l'inchiesta, che era un modo ancora drammatico e attesi di esprimere una convinzione, che invece risulta espressa solo in quanto è implicita nell'accadere dell'avvenimento. È probabile che le tragedie non si inventino, esistono, e il fatto tragico è tale proprio in quanto accade e accadendo si brucia e si denuncia. Ecco, dunque, fin dal 1950 Testori lavora dunque in due direzioni fortemente connesse tra loro. Da un lato evitare di esplicitare in maniera troppo scoperta le proprie tesi, dall'altro presentare un fatto reale che implicitamente e senza residui moralistici possa divenire emblema del nucleo tematico scelto. A differenza del copione recuperato tra le carte di De Bosio, quello conservato nel Fondo Revisione Teatrale reca la prima edizione delle Lombarde, fino a oggi, a quanto mi risulta, ignorata. Si tratta di un copione di 92 pagine contro le 46 di quello reso noto da Fornari, 92 pagine dattiloscritte a cui sono allegate 8 carte sempre dattiloscritte che costituiscono il finale alternativo dell'opera. Un altro copione delle Lombarde è conservato negli archivi SIAE. Purtroppo per vari motivi non mi è stato ancora possibile consultare questo copione. Segnalo tra l'altro che non compare tra le opere sotto l'autore Giovanni Testori perché è stato inventariato erroneamente sotto Giovanni Testoni. Ad ogni modo questo copione è del 3 aprile 1950, probabilmente data l'indicazione cronologica si tratta anch'esso della prima edizione dell'opera perché siamo sicuramente dopo la messa in scena ma prima dell'invio della seconda edizione a De Bosio. In ogni modo spero di poter consultare presto questo copione. Allora, Le Lombarde è un'opera in versi divisa in due parti. Nell'opera Testori trae ispirazione da un fatto di cronaca, il naufragio di Albenga, che il 16 luglio 1947 costò la vita a 44 bambini nel corso di una colonia. Le responsabilità del naufragio non vennero mai accertate. Sorretta da un forte lirismo, la tragedia vede la presenza di un coro delle madri, dialogante con soli 4 personaggi e con il coro dei padri. Il motivo centrale dell'opera è costituito dal lamento di queste madri. Con la perdita dei figli, le donne si sentono private della loro identità, quella materna, appunto. Nessun conforto, ma solo orrore, rimane nella loro voce, fatta sì ormai disperato grido. Tutte le citazioni che ho riportato nelle slide sono tratte dalla prima edizione, quella conservata in Archivio Centrale dello Stato. Dunque, bruciandosi e denunciandosi, per utilizzare le parole di Testori, la storia di Albenga, il fatto tragico realmente accaduto, ma mai apertamente nominato, diviene facile emblema di alcune tematiche che sarebbero poi divenute centrali per tutto il teatro testoriano e che emergono nel testo grazie alla ripetizione martellante di alcune parole chiave, spesso isolate e sole, all'interno del verso.
Una di queste parole emblema, così possiamo definirle, è carne, che con il suo derivato incarnare, maternità incarnate, presenta ben 18 occorrenze nel testo e riflette il tema della maternità e della nascita. Quest'ultimo, sottolineato dalla ripetizione ossessiva del vocativo madri e figli, è contrapposto al motivo della morte. La dialettica tra morte e nascita e vita si riflette poi nel caravaggesco alternarsi di tenebra e luce. Come per Caravaggio, anche per Testori, la luce, e cito, sono parole di Marco Antonio Bazzocchi, la luce non è solo un principio figurativo, ma anche e soprattutto un principio conoscitivo. Dunque, fine citazione, non sorprende che le altre parole chiave del testo siano legate al campo semantico del sapere, scienza, senso, con 13 occorrenze totali, insieme ai termini conoscenza e certezza, si oppongono al lessico dell'ignoranza e del dubbio. In un primo momento le donne sono tormentate dall'ignoranza circa la morte dei loro figli e le cause del naufragio. Pur nel presentimento della tragedia sono assetate di conoscenza. Più volte chiesi, sempre mi fu negato sapere, lamenta una madre, denunciando il rovesciamento dei versetti evangelici, chiedete e vi sarà dato, chiedete e otterrete perché la vostra gioia sia piena. Eppure, con la certezza della morte, le madri non possono ritenersi soddisfatte di aver appreso la causa del loro dolore, ma ne vogliono indagare il senso profondo, che rimane loro comunque inafferrabile e inconoscibile. Anche il barcaiolo e il testimone, cioè le uniche due persone che hanno assistito alla tragedia e si sono salvate, giunte a colloquio con le madri a testimonio del reale, non aiutano in alcun modo a placare la sofferenza, sono testimoni inutili, la loro parola è una scienza vana e delusiva, vano strumento. Dunque, le madri non comprendono e non comprendendo non possono perdonare. Ricercano una colpa, altra parola ricorrente nel testo, incarnata colpa, per quel percorso atroce di dolori che è la vita. Alla maternità tradita dalla morte prematura del figlio non rimane allora che chiamare in causa Dio e ingaggiare con lui la propria lotta privata. Quello delle madri è un Dio insostenibile, le sue ragioni sono assurde. Dunque, come sottolineò il critico Geron che aveva assistito alla rappresentazione padovana, le lombarde, cito, si concludono con un grido di accusa che è bestemmia, ribellione, nella pretesa di sapere tutti perché, anche se nelle ultime parole che la concludono, quella lotta con Dio delle madri esacerbate può sembrare speranza di sottomissione. Allora, vediamo ora molto molto velocemente purtroppo alcune varianti e tendenze corretoriche intercorrono tra la prima e la seconda redazione testimoniate dal copione conservato nel fondo revisione teatrale e in quello dell'archivio De Bosio. Innanzitutto costante è il mutamento nella scansione dei versi, più brevi e franti nella prima edizione e viene modificata costantemente anche la punteggiatura. Tra le due edizioni intercorrono anche alcune macrovarianti, vengono modificati i nomi dei personaggi, è assente nella seconda edizione la figura del barcaiolo, che d'altronde era muta nella prima. E, nella seconda edizione viene specificata la descrizione della scena, cioè l'azione si svolge in una piazza alla periferia della città, segno di maggiore precisione e realismo da parte dei testori, e viene eliminata la divisione in due parti nel testo. Ecco, molte delle parole chiave a cui prima facevo riferimento vengono cassate nel passaggio dalla prima alla seconda edizione. È il caso di carne nella prima citazione, di luce nella seconda, tra l'altro qui notiamo luce che è impietrita notte, quindi luce e notte al contrasto luce e ombra, e tra l'altro viene eliminato un inciso, altra caratteristica fondamentale nel passaggio tra la prima e la seconda redazione. Poi abbiamo la parola cassata scienza, di nuovo notte e reale. Tra l'altro negli ultimi versi che vedete citati notiamo anche un netto abbassamento del registro stilistico. Poi, come anticipato nella lettera De Bosio, Testori effettivamente si impegna in una notevole sintesi dell'opera, vengono cassati tutti gli incisi, l'abbiamo detto, e viene sintetizzata notevolmente la lamentazione delle madri. Un'altra direzione in cui si muove Testori nel maggio del 50 è quella di un maggiore realismo. Vengono tolti soprattutto i riferimenti alla psicologia e alle visioni, diciamo, immaginarie delle madri lombarde. Parallelamente la sintassi viene semplificata, come si può vedere da questi due esempi.
Ecco, da pagina 48 del copione conservato nel fondo revisione teatrale assistiamo ad una versione radicalmente differente e non più confrontabile in maniera puntuale tra la prima e la seconda edizione. Nella seconda parte, secondo la prima redazione dell'opera, entra in scena il testimone, un nuovo personaggio a cui le madri danno la colpa del naufragio e a cui rivolgono domande insistenti. Si tratta forse, in questa sede, di quell'inchiesta di cui parlava Testori nella lettera a De Bosio che cade nella seconda edizione dell'opera. Nel finale le madri continuano a denunciare l'inconoscibilità del senso e quindi entrambi i cori rientrano nelle case. Nella riscrittura del finale, sempre presente nel fondo revisione teatrale prima parte, però affidata delle pagine sparse, e che fu la versione del finale effettivamente andata in scena, effettivamente pronunciata sulle scene, lo sappiamo perché Geron, che aveva assistito alla rappresentazione, cita direttamente il testo di questa seconda redazione. Le madri pronunciano la loro bestemmia, quindi anche in questo caso il coro rientra e il finale, le ultime battute sono affidate ad un lungo monologo del testimone che dopo avremo il piacere di ascoltare. Mentre invece nella seconda metà del testo del copione De Bosio viene descritto realisticamente il naufragio, cosa che non accade nella prima redazione, il testimone parla della possibilità che un bambino si sia salvato e le donne chiedono informazioni sulla disgrazia al testimone che però in questo caso non subisce l'ira delle madri. Ecco, mi avvio a concludere facendo un accenno alla censura dell'opera. A differenza di molte delle altre opere testoriane successivamente sottoposte a revisione, le lombarde vennero autorizzate senza difficoltà. La povertà documentaria potrebbe essere ricondotta alla velocità con la quale furono svolte le operazioni burocratiche. Operazioni burocratiche di solito richiedevano anche alcuni mesi. In questo caso De Bosio presenta tramite la prefettura di Venezia la richiesta di revisione il 22 febbraio del 1950, quindi pochi giorni prima della prima. E solamente il 1 marzo 1950, giorno della prima, le lombarde vennero ufficialmente approvate dall'ufficio di revisione. Il copione viene ufficialmente riconsegnata alla compagnia soltanto il 3 del mese, quindi dopo la messa in scena. Si tratta di un fatto senz'altro inconsueto, è l'unico caso di tutte le carte che ho consultato relative alla censura teatrale, non solo testoriana, in cui il copione viene riconsegnato dopo la messa in scena, dal momento che in vista di possibili controlli da parte delle forze di pubblica sicurezza, per legge le compagnie erano tenute ad avere un copione recante il nulla osta ufficiale degli uffici di censura. Tra l'altro le autorità padovane si nervosirono un pochino per questo ritardo da parte degli uffici romani. Il dramma corse quindi il rischio di non ottenere in tempo il nulla osta a causa o dell'intempestività del giovane De Bosio o dell'inefficienza delle poste oppure del disordine degli uffici governativi. Inoltre, in archivio non sono conservate le carte che attestano l'opinione e il giudizio dei censori, spesso affidati alle schede valutative, le quali verosimilmente nella fretta non furono affatto stilate. Anche a seguito di una lettura sommaria e superficiale, è altamente probabile che le lombarde non abbiano disturbato granché le delicate sensibilità dei funzionari governativi. Innanzitutto, De Bosio era amico di Giulio Andreotti. Andreotti era allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo spettacolo e si occupava quindi anche della censura. E le relazioni amicali hanno svolto un peso notevole nella storia della censura in Italia. Poi, perché preoccuparsi di un'opera firmata da Gianni Testori, come si diceva prima, e il nome di battesimo non compare anche in queste che sono carte ufficiali? Quindi, perché preoccuparsi di un'opera firmata da un giovane autore lombardo ancora sconosciuto alle autorità censorie e che tutto sommato poteva vantare un pedigree da buon intellettuale cattolico ancora impeccabile o quasi? Testori non si era forse laureato all'Università Cattolica di Milano? Non era già, malgrado la giovane età, un autorevole studioso d'arte e pittore, uno scrittore di opere di argomento strettamente religioso e non aveva alle spalle alcune collaborazioni a organi di stampa della DC locale? Anche altre ragioni potrebbero motivare la facile accondiscendenza dei censori. Poteva premere loro che non venissero sollevate polemiche intorno a un'opera che si ispirava a un fatto di cronaca piuttosto recente, che aveva suscitato grande clamore nell'opinione pubblica. Fu poi forse complice il lirismo esasperato del testo, che non avrebbe garantito la diffusione e comprensione dell'opera a orecchie poco allenate.
Forse più influì la patente ispirazione morale e religiosa che anima le Lombarde, quella ben vedere rassicurante speranza di sottomissione di cui scrisse Geron e che Tessori non riuscì, o meglio non volle, estirpare dal grido di vendetta delle madri. Nonostante ciò, sarebbe stato molto interessante vagliare l'opinione censoria in merito a un testo che, con tutti i limiti di un'opera giovanile, già lasciava intravedere quella disperazione a tratti blasfema che avrebbe contraddistinto le opere del Tessori più maturo e infastidito non poco gli addetti alla censura. Peccato. Grazie. Leggerà cortesemente il finale, gli ultimi versi del finale alternativo tramandato dalle carte sparse conservate nel fondo revisione teatrale delle Lombarde, ovviamente. Leggerò anche i due personaggi principali, così per dare un po' di chiarezza. Le Lombarde. Coro delle madri. Dove mi chiami, Dio delle rovine? A quale nuova accusa? Non basta che da me sia scoperta assassina? C'è altro da fare? Lasciami. Che da sapere? Lasciami sola. Mio figlio è morto. È morto. Non chiamarmi con la sua voce. Lasciami, Dio insostenibile. Non seguirmi. Lasciami. Le tue ragioni sono assurde. Che accadrà? Non c'è riposo per i vivi? Anche la distruzione non arresta. E noi, i nostri figli, staremo qui nel timore? Torneremo nella notte su strade sconosciute? Lasceremo queste madri affaticate? E come sopporteremo ora che sappiamo? Di che speranza vivremo? Non c'è che cenere in noi? Il testimone. Padri, entrate. Ora anche voi siete stanchi, anche voi conoscete l'offensiva vanità d'esistere. Entrate. Là, tra i vostri muri, piangerete il dolore inumano. E voi, forestiere, seguiteli nelle case. Assistete con cura le madri. Questo è l'ufficio di chi ancora per un momento, ancora, è madre. Per loro, chiuse le parole con noi, testimoni inutili del reale, comincia la lotta privata con Dio. Da lì usciranno a scienza meno vana e delusiva della nostra. Volevo dire che è un piacere leggere questo testo perché, oltre alla conoscenza di Tessori, De Bosio è stato un mio insegnante negli ultimi anni, quindi è un piacere. Vieni, vieni, anche tu. Sì, vieni qua. No, ringrazio Sebastian Herrera che ci ha letto questi brani testoriani. Abbiamo pensato di affiancare gli interventi alla lettura ad alta voce delle parole di Testori, perché appunto così lui voleva, e c'è una lunga tradizione, appunto, anche il fatto che proprio Paolo Grassi facesse leggere ai suoi studenti dei brani anche di storia dell'arte, facesse interpretare i brani di storia dell'arte dei Testori, quindi ci sembrava giusto sentire la parola di Testori, sentirla detta ad alta voce. Oltretutto sia Sebastian che domani Alessandro sono due dei ragazzi di questo progetto straordinario che sta conducendo Antonio Latella, che è la bottega amletica testoriana, e che appunto debutterà poi a Pesaro a febbraio,
E quindi diciamo così si inserisce benissimo tra le iniziative più importanti insomma dal punto di vista teatrale che si stanno svolgendo in questo centenario, quindi volevo solo postumo presentare e ringraziare Sebastian. Poi noi siamo perfetti, c'è lo spazio per eventuali puntualizzazioni o altro. Ecco. Le domande sono se volevo chiedere alle due relatrici se possono riprendere Laura. Se hai voglia di riprendere quella bella lettura che ha fatto Sebastian relativamente a questa questione dello spazio vuoto, è molto interessante perché poi dopo il testore successivo lo riprenderà ma in chiave diversa. Io ero curiosa perché avendola sentita una volta sola ho tante curiosità, anzi poi magari la condividi se vuoi così la possiamo meditare tutti. Volevo poi chiedere a Flavia, che intanto vi ringrazio per i vostri interventi molto belli, anche quelli dei colleghi di arte, questo tema del coro che hai messo a fuoco in maniera molto puntuale sul piano documentale, sul piano diciamo poetico, che tipo di riflessioni possiamo fare intorno a questa scelta, considerando anche i contatti con Apollonio, insomma una tua valutazione se vuoi. Grazie. Facciamo in ordine. Allora, grazie Federica. Dunque sì, mi sembra molto interessante, no, che emergano già subito le contraddizioni del percorso nel teatro di Testori. Per cui uno che poi lavora sulle regie testoriane successive, dove lui, o anche sui testi scritti diciamo in quella fase lì, in cui lui immagina proprio un lavoro a leggio. E invece qua prende di mira questa tipologia, no? Lui qua cita: oggi vogliono la pura esecuzione dei testi senza alcun apparato scenico, senza alcun gesto, vogliono i personaggi che entrano sulla scena già dissolti e percorrono sulla scena la strada della stratosfera umana, immuni e liberi dell'umano ovvio attuale. Io credo che qua l'elemento di critico, cioè quello contro cui lui si scaglia, è soprattutto questo aspetto di astrazione, no? Di sganciamento dal reale, della vita concreta, per questi testi. Appunto lui ce l'ha un po' con Joppolo, nonostante a un certo punto anche lui proponga magari ti mando delle cose di Joppolo, disegno delle scene, però con questi testi, questa ultima stazione in cui c'è questa figura di capostazione che indirizza un po' Caronte, un po' non so, queste atmosfere un po' troppo da intellettuali sganciati da invece una tradizione di teatro di corpo e di popolo. Nel Cristo e la Donna, appunto, le cose sono talmente tante che non si riesce a trattarle, ma nel Cristo e la Donna, scritto tra il 43 e il 44, quel testo che abbiamo visto appunto mandava poi in lettura anche Apollonio, lui inizia con questa didascalia: ho creduto opportuno ridurre le didascalie del dramma, pensato come rappresentazione che si svolgesse su una strada di città, alle condizioni imposte dalla tecnica della scena, perché mi è parso che qui, assai più probabilmente che là, l'eventuale regista sarà costretto a concertarle. Si intende che di una rappresentazione che si svolga all'aperto, tra case abitate, il primo ad esserne contento sarebbe l'autore, eccetera. Cioè lui qua è appunto alla ricerca di che teatro vuole fare, lavora, i suoi testi sanno tanto di Pirandello, sono alcuni appunto, poi non li ha pubblicati anche perché appunto si rendeva lui stesso poi conto anche della, così ancora magari un po' ingenuità, del misurarsi su altri modelli, però appunto da una parte lavora su autori come Pirandello, dall'altra ha molto presente la tradizione della
delle ritualità della cristianità a cui ritorna per i soggetti di pittura, cerca di ragionare su epoche, no? La Santa Caterina di Dio, che è il testo che debutta al Teatro della Basilica, diretto da Apollonio, con Franca Norsa, che poi sarà Franca Valeri, no? È un testo che è andato perduto, non si è riusciti per ora a trovarlo da nessuna parte. Appunto riprende, rilavora su tutta una tradizione di culto anche dei santi e di celebrazioni che fatica lui stesso a capire come possano stare in un momento in cui si sta affermando la regia. C'è un certo tipo di autori che lavorano in un certo modo, come inserire questi temi, queste pratiche, questo coinvolgimento, che è l'interrogativo anche di Apollonio, che lavora in un'altra direzione ancora, se vogliamo. Ma appunto, quindi c'è un po' sicuramente questa contraddizione, nel senso di dire, di prendere distanze da alcune pratiche che poi lui stesso andrà invece a scegliere, però in un momento diverso, nel quale magari si è già passato attraverso una serie di cose e in cui lui pensa che a quel punto forse bisogna ritornare, oppure un nuovo modo di creare un gruppo. Anche lì però, anche in quella fase, lui torna a luoghi che sono luoghi non dell'intellettuale che legge un testo astratto, ma sono i luoghi del culto, per esempio, negli oratori in cui si convoca una comunità, e ci può essere anche una semplicità, un vuoto, non c'è un apparato scenico, ma c'è appunto l'essere convocati intorno a una parola, una domanda, un gruppo. Quindi in modi diversi le domande che si pone, cioè cerca risposte diverse a domande che poi sono un po' sempre le stesse. Non so se ho, non credo di aver proprio risposto, ma... Allora, grazie innanzitutto per la domanda. E allora, il coro, innanzitutto ci dobbiamo immaginare un coro, due cori, un coro di madri e un coro di padri. Nella prima edizione non viene specificato, viene specificato il numero di attori che avrebbe poi composto il coro. Nella seconda sì, si tratta di 3 attori, 3 donne per il coro dei madri e 3 uomini per quello dei padri. Ci dobbiamo immaginare questi due cori che si stagliano in una scena molto semplice, con una scenografia molto semplice in stile picassiano, che doveva rappresentare le periferie di Milano. Una fonte, un riferimento è sicuramente al coro della Tragedia Classica, però a differenza di quest'ultima, nelle Lombarde il coro dialoga direttamente con gli altri personaggi e a un certo punto dell'opera il coro si smembra e le singole madri che compongono il coro o i singoli padri prendono voce in maniera autonoma. Tra l'altro il coro delle madri è assoluto protagonista dell'opera, la gran parte dei versi delle Lombarde sono pronunciate dal coro delle madri. Che io sappia non abbiamo né sul copione conservato nell'archivio De Bosio né sul copione conservato in archivio centrale dello Stato, non ci sono indicazioni di regia, quindi che io sappia non abbiamo indicazioni di questo genere. Magari non so se nell'archivio personale di De Bosio ci sono anche delle carte relative alle messe in scena, ma non credo, anche perché Giuditta Fornari ha fatto delle ricerche in archivio De Bosio e non l'ha portata alla luce, quindi tenderei ad escluderlo. Questo, non so se ho risposto, insomma, però. Grazie ancora. No, vabbè, io ho solo considerazioni un po' generali. Cioè, innanzitutto, vabbè, l'intento di questa mattina era evidentemente aprire la botola, diciamo, su un decennio che è emerso, secondo me, molto bene, sia l'unitarietà dei testori, che è uno degli aspetti, secondo me, dalle due coppie di interventi è venuto fuori molto bene, sono venuti fuori molto bene anche tutti i legami, insomma, che ci sono tra i due mondi, tra il mondo dell'arte e il mondo del teatro, che nascono uniti e uniti rimarranno. Mi ha colpito molto, cioè, per esempio, la lettera, anche banalmente la lettera appunto
che ha letto relativo all'intervento di Laura Peia è appunto dentro alla corrispondenza a Ronchi, quindi c'è l'unitarietà è totale. Il teatro è la paura della pittura di Guttuso. Esatto, viene citato espressamente il riferimento a Guttuso, eccetera. Quindi secondo me è emerso molto bene questo dato di unitarietà e soprattutto quanto questo cantiere anni 40 sia fondamentale poi per capire quello che vedremo da domani, diciamo così, e credo che sia importante con chiarezza, con, voglio dire, senza dover insomma, come dire, elogiare per forza poi gli esiti, che a volte sono chiaramente sperimentali su entrambi i fronti, diciamo, sia quello pittorico che quello teatrale, ma certamente credo sia molto interessante mettere a fuoco, ci mi viene voglia adesso anche rispetto, cioè mettere in fila, diciamo, questi anni sia sui vari filoni, insomma, adesso che avete fatto emergere diversi dati su cui poter lavorare per avere una visione anche più complessiva di questo decennio, insomma, e quindi mi sembra che questo sia molto interessante. Poi vabbè, si potrebbero dire tante cose anche sul catalogo di Testori, cioè dal punto di vista pittorico. Chiaro che io conoscevo meglio lo studio, diciamo, di Mattia Patti, e quindi che è più, diciamo, è anche messo a terra, diciamo, in una pubblicazione, e sicuramente i confronti, molti dei confronti proposti, insomma, a livello pittorico aprono invece nuove analisi, nuovi lavori, insomma, che si possano fare. E, non so, però, professore. Sì, no, stavo pensando a quanto ascoltato, alle cose viste, dette, e forse parallelamente a quanto dici, una delle cose che mi dà spazio di pensiero ulteriore è l'insieme di quelle domande che rimangono aperte, no? Cioè, perché a un certo punto smetta di dipingere, perché quella è una domanda appunto posta chiaramente con delle ipotesi di risposta che comunque stanno l'una dentro l'altra, e anche verrebbe da dire perché certe scelte di testi, no? Questo stesso episodio di cronaca che interroga e da cui si fa interrogare naturalmente, e rispetto a quella che può essere un'immagine poi del Testori, mi viene da pensare opinionista avanzato, che in qualche modo pone sull'affermazione l'accento, è l'importanza che dentro anche l'affermazione ci sia il dubbio e che ci siano appunto le domande che restano aperte al di là delle certezze che possono essere espresse. Questo lo penso in relazione ad alcuni suoi scritti di cui si è parlato, e forse anche in una prospettiva avanzata, però sono pensieri scaturiti appunto dalle osservazioni puntuali ascoltate. No, visto il legame, appunto il filo rosso nostro sull'archivio, è abbastanza interessante che in entrambi gli archivi, cioè quello di proprietà di Fondazione di Regione Lombardia e quello dell'Associazione Testori, di fatto si parta sostanzialmente dagli anni 50, si parta dal 50, anche un 50 avanzato, cioè, e non ci sia nulla di fatto di tutta questa stagione, no? È abbastanza interessante. Io sospetto ci sia un motivo molto pratico, cioè secondo me lui ha portato tutte le sue carte a Sormano, perché molte delle lettere partono da lì, molta stagione teatrale, ma soprattutto pittorica, si svolge lì, e secondo me è andato perso l'archivio di Sormano, cioè nel senso si è perso proprio un pezzo. Però di fatto noi cioè abbiamo il vuoto, quello che stiamo ricostruendo anche grazie al vostro lavoro è tutto esterno, cioè i quadri rimasti perché regalati, le carte, i copioni perché dati
alla censura o dati o di proprietà dei registi, richiesti magari da Testori stesso negli anni 90 come Tentazione del Convento, cioè è un recupero tutto successivo, quindi diciamo che c'è lavoro da fare, insomma, però certamente corrisponde anche a una chiusura di questa stagione, no? Anche lo stesso motivo del distacco dalla pittura, forse si capirà magari negli interventi di domani, non lo so, però l'intuizione che comunque è venuta un po' fuori anche dal convegno di Udine, secondo me, è che veramente lui trovi nella letteratura, nella scrittura, la soddisfazione piena della sua esigenza figurativa. Cioè l'impressione che io mi sono fatto è che non è semplicemente più impegnato, Testori è sempre impegnato su tutti i fronti e non ha problemi a tenerne aperti, perché se pensiamo alla stagione pittorica degli anni 70, che è straordinariamente ricca, è esattamente contemporanea con la trilogia degli Scarrozzanti, quindi non è che avesse il problema di non avere il tempo di dipingere, è una scelta chiaramente molto precisa. E evidentemente trova nella parola, nel teatro e nella parola, tutta la sua esigenza figurativa, e questo a Unnes, come è emerso bene, cambia anche il modo con cui leggiamo i testi, cioè li leggiamo da una prospettiva pittorica, cioè rintracciando quelle che sono le esigenze espressive che sono legate alla figurazione. Infatti è emerso anche tutto, diciamo, dal punto di vista anche linguistico e della sintassi, anche un, o meglio della narrazione, un venir meno della trama rispetto a aspetti che sono più legati all'immagine, alla figura. Però è sempre immagine e parola. Esatto. Sì. Abbiamo toccato i due. Prego. Se c'è qualcosa, se no. È la scrittura del teatro, la scrittura di proprio. Parlate nel microfono, se no non vi sento da casa. Non siate timidi, se qualcuno. Non è poi così tardi. Non c'è più lì. Ah sì, stasera. Se posso. Vai. Giusto per lanciare un collegamento in più con quello che immagino dirà Francesco Guzzetti concentrandosi su Morlotti. No, devo dire che i confronti molto stringenti tra i dipinti di Morlotti e Testori, visti a valle anche del discorso introduttivo che Chiara Perin ha fatto, mi fanno pensare proprio che la scrittura di Testori su Morlotti, che è di qualche anno successiva rispetto all'esecuzione di questi dipinti, sia in qualche modo molto anche una riflessione sul proprio modo di attraversare da pittore questi anni, perché l'insistere, per dire, sulla linea algesimetrica nelle donne, figure con gessi, e su quest'idea di sofferenza, di tormento, è quasi più facilmente leggibile vedendo le opere accostate nelle immagini di Testori, e credo che diciamo tutto sommato non debba essere letta anche quel tipo di scrittura anche in questa chiave. Era solo uno spunto, sì, visto sì, che poi immagino sarà oggetto di approfondimento da parte di Guzzetti. Prego, vi chiedo di venire qua perché appunto sennò da casa non vi sento. Io volevo fare una domanda molto rapida a Flavio Erbosi, perché sei passata molto velocemente sul copione di Verbeau, e visto che Verbeau è un'opera che insomma poi ha avuto una storia particolare, vista la scelta di non pubblicarla in una versione, diciamo, definitiva, volevo sapere se c'era qualcosa di interessante a livello, ecco, magari di una variantistica che sul copione di Verbeau può essere più interessante rispetto a una semplice indicazione di regia. Grazie. No, grazie a lei. Ma posso recuperare la slide? Perché ovviamente sono 24 fascicoli e non mi ricordo la consistenza di tutti. Grazie. Allora,
Ecco, Verbò. Allora, Verbò abbiamo, come si vede dalla slide, documenti del maggio 1989 e abbiamo un copione dattiloscritto di 41 pagine che venne vietato ai minori. E la rappresentazione è quella del Teatro degli Incamminati con la regia di Banterle, e, recitata al Piccolo di Milano. E, non è ovviamente un copione dattilo scritto, appunto il testo fu pubblicato nel 2013, e è una copia identica, se le può interessare, a quella conservata nell'archivio Tessori, Fondo Associazione Tessori. È proprio identico. Infatti mi dispiace, purtroppo le ho fatte vedere tutte perché magari ecco c'è qualche studioso interessato a una singola opera, però purtroppo per limiti di tempo non potevo, soprattutto nei copioni che ecco sono conservati già in altri archivi, non mi sono potuta soffermare. Però sì, sì, è identico a quello conservato nel Fondo Associazione Tessori. No, aggiungo dal punto di vista proprio tecnico, appunto abbiamo chiesto alla dottoressa Erbosi non solo di, appunto, di raccontarci le Lombarde, ma di approfittare, visto che frequenta questo fondo da diversi anni ormai, sì, ormai sì. E, diciamo, di aiutarci appunto a uno scandaglio, insomma una ricostruzione complessiva. Chiaramente non avevamo la pretesa che questo intervento restituisse tutto questo lavoro, che andrà avanti, insomma, e saremo sicuramente alleati nel creare una geografia precisa che ovviamente si innesterà nel sito, di cui parleremo anche sabato, si innesterà nel sito evidentemente dando indicazioni di tutto il panorama, ovviamente non ci vorrà un po', però insomma arriveremo a dare una mappatura completa, no, di tutte le stesure presenti nei vari archivi, in modo che gli studiosi possano poi lavorarci come meglio credono. Quindi diciamo ringrazio per questo primo lavoro, perché sicuramente già si intuisce che il patrimonio è veramente molto ampio e di tante opere si potrà insomma ricostruire degli aspetti molto interessanti. Ecco. Posso aggiungere una cosa sempre relativo ai copioni conservati nel fondo? Allora, dicevo che due fascicoli non sono consultabili. Uno, quello relativo a Sisoré, perché mancano dei fascicoli nel fondo revisione teatrale parte seconda. Mi hanno detto gli archivisti che c'è la possibilità, seppur remota, che si trovino negli archivi del Ministero del Turismo e dello Spettacolo ancora, del Ministero e attualmente del Ministero della Cultura. E, cosa piuttosto strana, perché in realtà la censura teatrale, anche per quanto riguarda soltanto il divieto ai minori di 18 anni, è terminata nel 1998. E quindi adesso non mi ricordo precisamente l'anno, però nei primi anni 2000 tutti i fascicoli e tutte le carte relative alla censura teatrale sono state prese in carico dall'Archivio Centrale dello Stato, mentre invece le carte relative alla censura cinematografica, tra l'altro ci sono anche numerose carte relative anche collegabili in qualche modo a Tessori, si pensiero a quei suoi fratelli eccetera, e le carte relative alla censura cinematografica si trovano ancora nei fondi del Ministero della Cultura. Questo perché fino al 2021 di fatto esisteva, anche se in forme assolutamente blande, una censura cinematografica, e quindi mi sembra strano che dei fascicoli teatrali invece siano rimasti ancora al Ministero, però insomma tutto è possibile. Invece un'altra opera, per In Exitu, non è stato possibile consultare il fascicolo della seconda rappresentazione perché probabilmente è una rappresentazione del 1997, in base alla segnatura archivistica mi sono fatta questa idea, perché le ultime buste del Fondo Revisione Teatrale Parte Seconda sono completamente disordinate e quindi ovviamente gli archivisti non le fanno consultare, giustamente, perché comunque è naturale che sia così, e spero adesso ci sarà questo lavoro di allestimento dell'inventario, che naturalmente garantirà anche un riordinamento delle carte, e non escluderei che si possano ritrovare anche ulteriori opere tessoriane, anche perché gli schedari sono veramente lacunosi,
disorganizzati, soprattutto quello del fondo revisione teatrale parte seconda, quindi quello più tardo. Quindi speriamo di avere nuove notizie, anche perché sappiamo di moltissime opere che sicuramente sono state presentate agli uffici censori, perché un portata di scena era obbligatorio presentarle, oppure la Monaca di Monza, che in teoria dovrebbe essere stata vietata ai minori di 18 anni, eppure le carte in archivio non ci sono. Insomma, speriamo che questo lavoro ancora in corso sui fondi possa portare alla luce nuove carte testoriane. Sì, soprattutto che troviamo finalmente la Caterina di Dio, perché manca tra l'altro, questi scritti esatto, degli anni 40. Esatto. Rimane ancora... Prego. Eh sì, perché sennò da casa il microfono rimangono mortificati. Grazie. Ne approfitto della mia poca competenza sull'arte contemporanea per tornare sulle domande aperte, soprattutto su questo abbandono della pittura a favore della scrittura, con un'osservazione e una domanda, ringraziando anche gli storici dell'arte che sono intervenuti con le loro relazioni. La prima osservazione è che anche in altri casi, anche più noti come quello di Leonardo, di Michelangelo, il rapporto tra scrittura e pittura non è mai stato pacifico, è sempre stato di un molto, molto diciamo non conflittuale, ma di una ricerca molto esasperata della forma espressiva più adeguata a sé, e oltre a questi due casi molto noti, anche ripensando alla scrittura testoriana, forse la tradizione di Lomazzo, quello che Lomazzo ha rappresentato a livello di pittura e soprattutto di scrittura, può essere anche una conoscenza sua, non so, interessante. Però la domanda che volevo fare soprattutto a Chiara Perin, che ci ha così chiaramente evidenziato il tema dei modelli, cioè se in questa rinuncia alla pittura si può aprire una riflessione sul condizionamento di questo modello picassiano, che è così presente, così scalato anche nella sua, nel suo evolversi nella carriera di Picasso, cioè se per uno come Testori non può aver rappresentato una sorta anche di prigione, di modello che lo teneva anche un po' prigioniero. Poi non so, anche nella polemica che c'è stata rispetto ai pennacchi della cupola di San Carlo, se questo è emerso o meno. Però è messo molto chiaramente che aveva un modello che lo accompagna costantemente, no? E aggiungo una domanda postilla anche su essere autodidatta, no? Se può aver influito in qualche modo da questo, perché avere interloquire con Apollonio può essere stato una scuola e un aspetto di appunto forgiare un'espressività in termini anche molto particolari. Però penso, domande un po'. Allora, provo a rispondere. No, evitare solo il palazzo. Allora, riguardo al modello di Picasso, direi che è un modello di un'intera generazione e che moltissimi artisti hanno proprio replicato quasi in maniera talvolta, soprattutto soprattutto nell'immediato dopoguerra, in maniera palese l'esempio di Picasso, e quasi volendo a loro modo ripercorrerne le tappe. Quindi non è un caso isolato Testori. Se guardiamo un po' i ritratti di tanta Milano, non solo Milano, ma adesso siamo a Milano, il caso di Testori è molto legato al contesto milanese, ce ne sono molti che rifanno le stesse opere di Picasso, le stesse nature morte, gli stessi ritratti di figure con i bambini in braccio, le stesse maternità, insomma.
Per quanto riguarda Testori, il suo essere autodidatta credo che abbia inciso comunque nella scelta di abbandonare la pittura, perché non ha sviluppato forse quanto con le parole la stessa, il suo essere adagio con le parole, nel senso con la pittura non ha raggiunto la stessa confidenza. Quindi è stato a suo modo anche una forma di grande intelligenza aver abbandonato in quel momento in cui non si sentiva sicuro, evidentemente, con l'uso del pennello, e ha investito su altri aspetti. Spero di aver risposto. Due cose volevo dire. Corollario su questo stesso aspetto, sì, verissimo, appunto, su Picasso, è veramente quella figura che rischiava di schiacciare tanti, anzi il pericolo di molti è stato in quegli anni di rimanere avviluppati dentro questa figura. A questo proposito, occupandomi del versante opposto, recentemente mi è capitato più volte di citarla, questa cosa ritrovata leggendo appunto come D'Orazio nello scrivere di Kandinsky a un certo punto nel 66 per il centenario di Kandinsky, a proposito dei centenari, dica Kandinsky è stato per me e altri l'antidoto a Picasso, ci ha salvati da Picasso, aprendo una prospettiva molto diversa rispetto a quello che poteva essere il grandissimo artista, che appunto assolutamente è il genio maggiore del Novecento, ma che poteva lasciare un po' questo. Credo che anche, non so se sia d'accordo, che Testori forse lasci non solo la pittura ma un certo mondo dell'arte, cioè il distacco è verso tutta un'area di temi e problemi che vengono trascurati per 20 anni, per tornare poi, dico l'arte contemporanea, perché poi naturalmente scrive eccetera, però con minore attenzione verso l'attualità. E a un certo punto invece questa riemergerà nel momento in cui riemerge anche la pittura, una critica sull'arte del presente. Quindi è forse un essersi scottato per vari motivi con un ambito che per lui è stato fondamentale dal punto di vista formativo, e lo era dal punto di vista delle scelte creative, estetiche, eccetera. Poi però, probabilmente, naturalmente con tutte quelle domande e risposte aperte, questo cambiamento è un cambiamento di prospettiva e di impegno nel quale sì, giocare la figuratività, l'immaginazione, la creatività, la riflessione, la parola, la carne, eccetera eccetera, in altro modo. Sì, no, sono molto d'accordo con quanto detto da Francesco Tedeschi ora, perché effettivamente il momento in cui Testori interrompe, o comunque, poi magari in dettaglio non sappiamo cosa sia accaduto giorno dopo giorno, però se questo rogo si è verificato realmente o meno, però coincide anche con un mutato panorama della situazione del sistema, anzi il consolidarsi di un nuovo sistema dell'arte, possiamo dire, forse da un certo punto di vista, perché sì, lo slancio e quell'idea anche di militanza, di scoperta, di aggiornamento, che anche giustamente anche Chiara Perina ha sottolineato, che spingeva, sollecitava i più, alla fine ha mutato rotta, se non altro, se non si è spento del tutto, perché forse l'ambito del neocubismo ha scontato anche, oltre a questa paura dell'Accademia di Picasso, che anche in Oltre Guernica tutto sommato si avvertiva, no? Quindi in un testo firmato tutto sommato nell'immediato dopoguerra, Guernica viene vista come un rischio di un'Accademia di Picasso, si sente, si esprime a chiare lettere, però tutto sommato il
picassismo, neocubismo, deve fare i conti anche con gli scontri che a fine quinto decennio, anche sul fronte politico, dilaniano il mondo dell'arte. Quindi io credo che forse Testori non si trovasse più in questa situazione. Poi mi ero scordato prima di dire che avevi indicato appunto questa polarità immagine e parola. Io ho proiettato un'immagine di una lettera in cui uno dei tanti progetti che erano nati nei GUF era una sorta di grande volume, troppo costoso per le finanze del GUF di Forlì, in cui si pensava proprio di accostare dei testi alla riproduzione di opere antiche e moderne. Per lui era proprio, anche a quel tempo, era essenziale sposare, coniugare, intrecciare i due piani, come giustamente avete sottolineato. A Picasso. Cosa? Sì, sì, anche dal punto di vista degli iscritti, questi sono anni in cui cioè, i titoli bibliografici si contano sulle dita di una mano, cioè, c'è proprio una rottura molto grossa, cioè finita la stagione di pubblicazione appunto come critico militante su Argine numero pittura, poi c'è il vuoto, cioè l'unico filo è quello di Morlotti, cioè Morlotti tutto sommato con le biennali 52, cioè però siamo già negli anni 50, tiene un po' il filo, ma a livello bibliografico abbiamo annate intere senza un titolo, che per uno come Testori che insomma, scriveva e pubblicava alla grande è veramente molto sintomatico, quindi c'è a 360 gradi, è un momento di passaggio molto forte, cioè analogo a quello che poi succederà nel 61 con la Rialda e con lo sviluppo della nuova stagione, però cioè, è veramente un momento molto particolare, insomma, molto sotto traccia, ecco. Certo. No, se no non sento un da casa. C'è un momento chiave che è il 1951 con l'incontro di Roberto Longhi. Roberto Longhi cambia tutto per Testori. Il fatto che poi inizi la collaborazione con Paragone col saggio 52 sul Cairo si dirotta. Cioè, Longhi lo legittima come storico dell'arte del 600 pienamente, quindi credo che l'attenzione di Testori venga calamitata da questo punto. Io devo dire che c'è anche questo elemento che spiega tante cose di quel passaggio di transizione. Grazie. Causa effetto però. Causa effetto la stessa cosa. Sì, sì. Grazie. Sì, sì, lo vedremo poi da domani, ma certamente ci sono 3 anni in mezzo, cioè che per un Testori non sono pochi, con queste cavalcate che faceva, cioè perché 47, 48, 49, 50 e buona parte del 51. Cioè, sono 4 anni di vita, questo momento in cui lui brucia le tappe, cioè, sono un'infinità di tempo, quindi sì, dopo certamente riprende con Longhi, ma in mezzo ci sono 4 anni, cioè, e non durante la guerra, cioè, la guerra finita, cioè, secondo me c'è ancora qualcosa da capire, io mi sono fatto questa idea, cioè, c'è ancora qualcosa da capire di cosa ci aveva in mente in quei 4 anni lì. Che appunto non è un problema di accanimento. Forse sì, deve fare gli esami, anche lui qualche esame e la tesi deve fare. No, per la tesi 47 abbiamo ancora 48, 49, 50, quindi insomma, non è per un accanimento, è una curiosità perché evidentemente c'è, non ce lo immaginiamo in panciolle per 3 anni, ecco. Allora, ringrazio evidentemente tutti gli intervenuti e do appuntamento al proseguo naturale, diciamo, di una mattina come questa. Abbiamo deciso di inserire appunto il comitato di gestione del premio Testori, ha accolto, diciamo, la nostra richiesta di inserirlo proprio all'interno, incastonato, diciamo, nelle giornate di convegno. Quindi finisce qui la prima sessione, riprenderà domani mattina qui in Cattolica, in aula P11, ma stasera appunto dalle 5 ci sarà al Castello Sforzesco la premiazione del premio Testori e tra l'altro ci sarà anche un elemento di strettissima contiguità tra i relatori di oggi e le premiazioni e
e poi appunto premiazione e inaugurazione di una mostra curata da Giuseppina Carutti, appunto dedicata all'ispirazione, diciamo, che parte dall'ispirazione della Biblioteca Testori e dedicata ai Carli di Testori, quindi a quel filo rosso che si intravede da Carlo Borromeo a Carlo Emilio Gadda, che è stato citato, e una mostra documentaria molto molto interessante che verrà appunto inaugurata a seguito della premiazione proprio stasera al Castello Sforzesco. Quindi l'appuntamento è dalle 5 alla Sala della Balla al Castello Sforzesco. Grazie a tutti e qui in Cattolica domani mattina.